Buonasera. Oggi è 31 Buonasera. marzo 2022 è la data che segna la fine dell'emergenza pandemica. Tra l'eredità del Covid ci sono cambiamenti profondi e irreversibili. Tra queste un'inedita concezione degli spazi e una nuova dimensione della formazione. La pandemia ha accelerato il processo di avvicinamento al digitale, che fino a 2 anni fa muoveva solo timidi passi, prima che cause di forza maggiore imprimessero un'accelerazione immaginabile. Oggi la formazione non è solo fisica, non è solo virtuale, ma è ibrida. Nell'incontro di oggi esploriamo le nuove frontiere della formazione, che dettano comportamenti sociali, nuove interpretazioni degli spazi in cui la dimensione fisica si intreccia con quella virtuale e della realtà aumentata. Superiamo l'idea che questi livelli siano necessariamente contrapposti, sono in realtà complementari e noi stiamo iniziando a vivere sempre di più in questo spazio che è quello dell'ibridazione. A fronte di questa accelerazione, il Fondo Sociale Europeo è da interpretare come uno strumento di accelerazione, un volano per il cambiamento, oppure è l'ancora di salvezza per la conservazione dello status quo. La nuova programmazione dei fondi strutturali 21-27 è l'occasione per prendere questo treno in corsa. L'auspicio è che la Regione Friuli Venezia Giulia sappia valorizzare questo cambiamento, lo sappia dominare e assieme agli attori chiave del territorio sappia restituire ai cittadini un valore aggiunto per portare avanti quel disegno di benessere, di inclusione che una regione fondata sull'apprendimento, una learning region, può dare. Benvenuti a tutti all'evento 2021 del Fondo Sociale Europeo. Passo subito la parola ai primi relatori, ricordando che come autorità di gestione noi vogliamo aprire proprio un tavolo di confronto che delinea una roadmap verso l'ibridazione digitale sia dei processi che dei contenuti formativi erogati sul territorio regionale. Apriamo questo evento con i primi due relatori, i due relatori istituzionali. Passo la parola all'assessore Rosolen, che è il nostro assessore regionale al lavoro, alla formazione, all'istruzione e famiglia. E poi alla dottoressa Remida, che è il nostro rapporteur della Commissione europea dell'EDG Employment, che diciamo, ci segue in tutto questo percorso della gestione del Fondo Sociale Europeo. Quindi con piacere passo la parola all'assessore Rosolen. Inizio ringraziando, e non è prassi, la dottoressa Segatti anche per l'introduzione che ha costruito a questo evento, nella quale ha messo in evidenza quelli che sono gli aspetti che non tanto in maniera assoluta e sterile devono essere messi in campo dalle pubbliche amministrazioni, ma che credo siano obiettivi macro rispetto ai quali si sta muovendo la politica. Faccio due riflessioni veloci perché ovviamente ho più interesse e ho molto interesse ad ascoltare chi interverrà dopo per comprendere su quali binari ci stiamo muovendo. Ma le due riflessioni sono le seguenti. La prima, riferendomi immediatamente alla situazione nella quale ci siamo trovati in questi ultimi anni e a questo forte percorso di accelerazione. Credo che sia la prima volta in una programmazione settennale, in una programmazione di fondi europei, che ci ritroviamo a pensare un mondo che già è cambiato in maniera molto veloce e molto rapida nei 2 anni trascorsi e che nei prossimi 7 anni avrà un'evoluzione talmente veloce e talmente rapida che non sarà il frutto, di un percorso lineare, ma sarà uno di quei, tra virgolette, salti nella storia rispetto ai quali una delle cose più importanti è quella di cogliere le opportunità che da questo derivano. Il quadro che andiamo a delineare col nuovo Fondo Sociale Europeo e sul quale il punto di oggi è assolutamente attinente per contenuti e per modalità con le quali viene affrontato
è il quadro di una società fatta di bisogni completamente diversi, di obiettivi che vengono riscritti e individuati in maniera nuova, di una connessione che io ritengo importante al territorio, che è una connessione complessiva, il complesso di una nuova costruzione sociale nella quale il fattore tempo rimane, per quanto ci riguarda, uno dei termini rispetto ai quali è necessario procedere con la programmazione. La nuova programmazione e questo momento che stiamo vivendo è fatto innanzitutto di flessibilità ed è la prima cosa che si richiede e che si è richiesta in maniera importante anche nel passato, ma che è necessaria anche oggi rispetto all'utilizzo dei fondi. L'altra cosa importante è che tutto quello che stiamo vivendo porta con sé un movimento di innovazione didattica in cui insieme dobbiamo essere capaci di mettere, senza far scendere l'asticella del livello, quella che è la tecnologia e quella che è la cultura. L'ho detto in altre occasioni, ma credo che il dato sia evidente. Un secolo fa nasceva il Bauhaus. Un secolo fa nasceva una rivoluzione che ha cambiato in maniera rapida proprio il rapporto tra la tecnica e la cultura. Ultima cosa con la quale veramente finisco con ringraziare e passare la parola a chi interverrà dopo di me. Ci sono altri due piccolissimi passaggi. Il primo è questo che ho fatto, che è un tema di ibridazione delle competenze. Cioè cerchiamo di non, variando sul digitale, abbandonare tutto quello che è altro tipo di competenza e altri tipi di capacità portano con sé. Il secondo è, pensiamo che il digitale e che questo percorso di ibridazione lo testimonieranno in maniera evidente quelli che interverranno dopo di me, è un percorso per la crescita della società. Quando parliamo di learning cities, quando immaginiamo queste opportunità, ecco, teniamo presente che questo tipo di ibridazione in qualsiasi percorso di formazione è un accesso ulteriore, un'opportunità che viene data ai nostri cittadini. E per questo davvero ringrazio la dottoressa Segatti per questo evento. Buon lavoro. Allora, grazie Assessore. Io riprendo alcuni concetti, il concetto del tempo che si accelera. E io aggiungo anche questa nuova dimensione, questi spazi diversi in cui dobbiamo convivere, questa necessità di avere strumenti flessibili. E, insomma, tutti sono temi che sicuramente toccano il Fondo Sociale Europeo, toccano e preoccupano e entusiasmano noi autorità di gestione. Mi piacerebbe appunto vedere e capire il punto di vista della dottoressa Remida, che ringrazio ancora per essere presente oggi, è un'importante presenza della Commissione europea e quindi le lascio la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Inizio anche io questo mio saluto introduttivo ringraziando lei, i suoi colleghi per l'organizzazione puntuale di questo evento e per l'opportunità che ci date di parteciparvi. Come sapete, questo evento rappresenta il momento di comunicazione principale che tutti i programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo sono tenuti a svolgere annualmente. E ci teniamo a ripetere sempre più spesso che sono momenti importanti perché la comunicazione oggigiorno è diventata un fattore determinante per veicolare un messaggio positivo, per far conoscere quanto l'Unione Europea fa a beneficio dei suoi cittadini anche tramite i fondi di coesione. Ecco quindi che momenti di confronto, di discussione, in grado di raggiungere anche il grande pubblico e non soltanto gli addetti ai lavori, sono momenti importanti. Il tema che avete scelto, quello dell'ibridazione digitale e del futuro della formazione,
ancora una volta dimostra come siate una regione all'avanguardia, una regione che è capace di cavalcare le sfide di oggi, di trasformarle in un'opportunità di crescita per il territorio. La transizione digitale è evidentemente un'espressione con cui ormai ci confrontiamo quotidianamente ed rappresenta una di queste sfide. E come accennava appunto la dottoressa Segatti nel suo intervento iniziale, la pandemia ha in un certo senso accelerato questo processo, ha imposto e allo stesso tempo ha permesso di sperimentare anche nuove modalità di erogazione della formazione, così come nuove modalità di apprendimento. E in questo contesto i programmi del Fondo Sociale Europeo sono stati coinvolti dalla pandemia, nel senso che hanno dovuto riadattarsi. Come sapete, il Fondo Sociale Europeo investe, oltre che nell'occupazione, nell'inclusione sociale, anche nell'istruzione e nella formazione. Ed evidentemente in questi 2 anni molte cose sono successe. Anche lo stesso programma della Regione Friuli Venezia Giulia ha tentato appunto di riadattarsi al nuovo contesto, introducendo nuove misure a sostegno del sistema formativo regionale e ripensando le modalità di erogazione degli interventi, ricorrendo appunto, ove possibile, alla didattica digitale. Ora, come accennavano i relatori precedenti, siamo in un momento di passaggio, perché ci troviamo, un passaggio importante, ci troviamo alle battute finali della programmazione 14-20, e stiamo per lanciare il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027. È quindi importante in questo momento riflettere su come sono mutate le sfide che interessano il territorio e come si possa costruire quindi una strategia che permetta al Fondo Sociale Europeo Plus, il nuovo Fondo Sociale Europeo, come è possibile massimizzare il suo contributo sul territorio. Il sistema formativo della vostra regione, basato appunto sui principi della Learning Region, è un sistema di qualità, un sistema solido che è capace di innovare, di guardare avanti, come dimostra anche l'evento di oggi. È un sistema che però, come tutti, si deve confrontare con le sfide di oggi, inclusa la digitalizzazione, l'impatto che questa ha non soltanto sui processi produttivi, ma diciamo su tutti gli ambiti, su tutti gli aspetti della vita dei cittadini, di noi cittadini, quindi dallo studio, all'informazione, alla cura delle persone, alla mobilità. E nella programmazione futura 21-27 l'elemento digitale avrà un peso importante, ovviamente. E il Fondo Sociale Europeo appunto interverrà come strumento a sostegno del miglioramento della qualità, dell'efficacia, dell'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione, anche attraverso la promozione dell'apprendimento digitale. Tenterà poi di fornire un supporto anche per ridurre le disparità nel mondo dell'istruzione e della formazione, compreso appunto il divario digitale, e facilitare l'acquisizione di competenze chiave, come appunto le competenze digitali di cui tutti abbiamo bisogno per lo sviluppo personale, per l'occupazione, l'inclusione sociale, per la partecipazione attiva alla cittadinanza. Nel nuovo ciclo di programmazione sarà poi possibile monitorare il contributo che questi programmi possono dare alla cosiddetta transizione digitale, perché ci sarà appunto un sistema di tracciamento degli importi che vengono investiti in questo ambito. La Regione Friuli Venezia Giulia, con cui siamo in costante dialogo, ha ormai appunto da tempo iniziato la preparazione di questo nuovo percorso in concertazione con il partenariato del territorio, e a stretto giro arriverà poi la formalizzazione del nuovo testo a conclusione della fase, diciamo, informale di negoziato con i servizi della Commissione. La dottoressa Segatti poi durante la tavola rotonda illustrerà quelle che sono le linee di indirizzo per il futuro dell'ecosistema formativo regionale. Non voglio comunque rubare altro tempo ai protagonisti, alla voce dei protagonisti di questo evento, quindi vi ringrazio ancora per l'invito a partecipare e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie dottoressa Remida, grazie anche per le belle parole, che sono belle parole non solo per noi amministrazione regionale, ma per tutto l'ecosistema degli attori, per gli enti di formazione, per tutte, insomma, le persone che lavorano dietro il Fondo Sociale Europeo, perché comunque, diciamo, per riuscire a rimanere sempre, insomma, al passo con i tempi.
Lei ha parlato di transizione digitale, così come anche di divario digitale. Quindi quando si parla del tema, insomma, della formazione e del digitale, si toccano temi che sono molto, molto ampi. È chiaro che oggi in questo evento, che vuole essere un evento soprattutto di sensibilizzazione, un evento alla fine del quale vorremmo uscire, almeno io, con più domande che con risposte, con più stimoli che ci portano, diciamo, a delle riflessioni. Allora abbiamo ritenuto di organizzarlo con due sessioni. Una prima sessione che è diciamo dedicata a presentare delle realtà innovative in ambito formativo, che quindi ci aiutano a definire in qualche modo una visione. Nella seconda sessione, invece, che è organizzata come una tavola rotonda, sarà un momento di confronto e quindi riprenderemo i contenuti della prima parte per presentare quindi dei casi concreti, delle buone pratiche che in qualche modo ci aiutano a proiettarci gradualmente ma concretamente nel futuro. E in questa giornata mi accompagna Pier Giuseppe Rossi, che voglio presentare per tutti, diciamo, i titoli che ha. Quindi è membro della commissione CRUI per l'e-learning, è membro del consiglio di amministrazione Cineca, è preside della facoltà di scienze della formazione di Macerata, presidente della SIREM, che è la società italiana di ricerca in educazione mediale, e quindi ringrazio, saluto e passo, a cui passo la parola. Grazie. Grazie prima di tutto per l'attività e per aver organizzato questo evento. Grazie di avermi presentato. Una sola rettifica: sono ex presidente della SIREM e sono past presidente da poco tempo, però va bene lo stesso. No, credo che sia molto ben focalizzata il titolo e l'evento di oggi, perché se già leggiamo quello che emerge dall'indagine iniziale che abbiamo fatto, viene fuori che quello che si aspettano per l'ibridazione digitale, molti dei nostri persone che stanno ascoltando intendono il futuro, la novità, la flessibilità, l'aggiornamento, la conoscenza. Quindi c'è molto attesa su questo evento. E io spero che i nostri ospiti, che i nostri interventi riescano a dare corpo a questa idea di futuro, a questo concetto di ibridazione digitale. Dico subito che durante il nostro incontro faremo altri sondaggi e quindi invito a tenere sempre lo schermo visibile sullo schermo anche la pagina del sondaggio. Anzi, lancio il secondo. Il ruolo del formatore nella formazione di domani. Già a breve vedrete questo sondaggio leggibile sullo schermo. Ma iniziamo, andiamo subito al primo intervento. Avremo una serie di interventi in questa prima fase che cercano di dare il quadro generale di come sta cambiando la formazione oggi, come cambia la società oggi. Avremo Franco Amicucci di Schilla, Venanzi Arquilia del Politecnico di Milano, Lisa Manzon, responsabile Education Geox, Eugenio Gotti, esperto di formazione, e poi due ospiti dall'Inghilterra, Tim Risch e Lisa Andronova, che ci introdurranno sul concetto di Learning City. E su questo stesso tema interverrà Sandro Cacciamani. Incominciamo subito con il primo intervento, Franco Amicucci. Franco Amicucci è presidente di Schilla. Schilla è una delle realtà di formazione in Italia più attive, ha all'attivo oltre il 20% della forza lavoro italiana come formazione, quindi forma oltre il 20% tra grandi e piccole industrie, anzi forse il mio dato è sottovalutato. Franco Amicucci, che da tempo si interessa di formazione, ha ideato, ha organizzato proprio sul digitale, sul concetto di pillola formativa, il suo modello che sta veramente avendo successo sia in Italia che all'estero. Franco, a te la parola. Grazie, ringrazio intanto
tutti gli organizzatori di questo splendido evento. Inizio condividendo qualche idea e con una correzione. Ecco, il 20% è eccessivo, sono oltre 1,2 milioni i collegamenti, quindi corrisponde al 4-5% della forza lavoro, perché noi abbiamo diffuso da 20 anni un modello molto semplice però di massa sulle grandi organizzazioni, ecco, nel territorio per esempio Generali, tutte le grandi organizzazioni che si avvalgono di strumenti che comunque non presenterò qua perché vedo il modello teorico più che sta alle spalle di questo. Quindi volevo condividere alcune riflessioni che parte proprio anche dai temi del sondaggio, poi vediamo se il sondaggio sarà coerente con le aspettative delle persone, quindi l'evoluzione della formazione, del ruolo del formatore nelle strutture formative con il digitale. E parto con un'affermazione che è frutto di una ricerca molto recente che è stata fatta da Teatrend, che parte da questa frase molto impegnativa per le persone presenti: la formazione, più in generale l'apprendimento, l'acquisizione di nuove conoscenze e comportamenti, ha oggi il ruolo di generatori di tendenze, come la moda negli anni 80, la TV negli anni 90 e i social nei primi decenni di questo millennio. L'apprendimento non segue le tendenze culturali, ma le fa, le crea, le avvia per primo e le estende agli altri settori sociali, culturali ed economici. Oggi, tanto più nella inafferrabile normalità post-pandemica, è il primo motore del cambiamento culturale ed economico globale. Ecco, quindi anche a livello istituzionale, voglio dire che quello che spesso la formazione, come nelle aziende e nelle istituzioni, la formazione era magari gli assessorati oppure le funzioni aziendali non sempre più importanti, centrali, no? Rispetto a questo, questa diventa sempre più una delle leve del nostro futuro. Brevissimi tre passaggi: onde di cambiamento improvvise, sempre più frequenti ed intense. Queste, non mi fermo qua, conosciamo benissimo tutto la velocità, però mi piace dire che alcuni studi che ci danno, però siamo di fronte alla velocità esponenziale, cioè nel senso i prossimi 30 anni sono previsti veramente come mondi nuovi che si vanno a creare, okay? che si andranno a creare. Cioè, siamo di fronte a dover formare persone che lavoreranno e saranno in mondi che attualmente non possiamo descrivere, che non sappiamo, perché la combinazione delle variabili, della complessità, fa sì che hanno elementi anche di imprevisto, di casualità, crea continuamente nuovi scenari. Quindi per la formazione professionale, ma tutta la formazione aziendale, per qualunque tipo di formazione scolastica, privata e pubblica, questo è uno dei temi nuovi, assolutamente nuovi, nella programmazione proprio del nostro futuro. Ecco, alla base di questo c'è quella che è la rivoluzione digitale, che abbiamo visto, sono onde continue, nuove, improvvise che vengono, che si susseguono, che ci pongono però una grande sfida, che è la sfida del non rimanere sotto. E questa è la grande sfida. Quindi la formazione di nuovi navigatori della conoscenza, navigatori sociali, tali che molti definiscono, anche tutta la programmazione anche europea, ma anche la consapevolezza ormai anche istituzionale piena, non è diffusa ancora a livello di massa, che l'alfabeto digitale oggi è il nuovo saper leggere e scrivere. Cioè, come nell'Ottocento, chi non sapeva fino all'Ottocento, gli stati nazionali sono stati formati anche con l'alfabetizzazione di massa, saper leggere e scrivere, saper mettere una firma, saper leggere una lettera. Oggi la cultura digitale è un nuovo alfabeto, l'alfabeto minimo, online, o se è il nuovo analfabeta. Questa è la nuova descrizione, quindi il nuovo ABC della cittadinanza. Ecco, che ci comporta questo? Uno scenario totalmente nuovo. Allora, se gli scenari sono questi, estremamente sintetizzato, il concetto di apprendimento continuo. Professionalmente nessuno può permettersi di vivere di rendita, quindi l'aggiornamento continuo. E l'apprendimento non termina con l'acquisizione di un titolo, cioè con l'apprendimento formale, ci apre uno scenario totalmente nuovo. Del resto, da Lisbona 2000, della Commissione europea, poi con tutti i documenti che sono susseguiti, questa è una costante che viene detta. Però oggi la viviamo pienamente. Prima sembravano modelli teorici, oggi la viviamo pienamente, e quindi dobbiamo farci quale formazione, quale ruolo del digitale, quale ruolo del formatore alla luce del digitale. Ecco, il digitale quindi interviene a due livelli. Uno è la formazione, deve formare alla cultura digitale, il DigiComp, tutte le competenze digitali di base e specialistiche, e dall'altra la formazione è coinvolta essa stessa nel digitale. Quindi qua l'apprendimento, qui abbiamo tutte ormai le linee guida che non vi sto a dire, però la cosa importante, credo, la cosa anche nuova, lo vedremo anche negli altri interventi, è che
la struttura formativa tradizionale, pubblica e privata, è abituata all'apprendimento formale, okay? Mentre il nostro futuro sarà sempre più anche di apprendimento non formale e apprendimento informale. Nel lifelong learning l'apprendimento non formale e quello informale sarà anche prevalente, quindi la grande sfida anche istituzionale è come codificare questo. Il CEDEF ci invita continuamente a trovare forme di codificazione e di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali. E allora, se i metodi di gestione della conoscenza sono sempre stati legati alla tecnologia dominante dell'epoca, quindi la scrittura, la stampa, i mass media del Novecento, gli anni 90, ecco, oggi arriviamo sempre più in un contesto, in una ibridazione, proprio in un contesto che io definisco ecosistemi di apprendimento o l'infosfera dell'apprendimento, che non è solo l'informazione, ma anche dominata e diffusa, le informazioni costanti e diffuse a qualunque livello nella città e nel mondo. La tecnologia dominante è quella che determina sempre più, che influenza i modelli di apprendimento. Insieme alla tecnologia dominante c'è poi i modelli di organizzazione dominanti. Noi stiamo uscendo dall'epoca industriale, che l'epoca industriale che era basata sulla divisione e separazione della conoscenza. Noi 200-300 anni abbiamo avuto il fordismo come modello dominante, che è stato anche, che ha influenzato il modello scolastico e il modello dell'università, basata sulla separazione dei saperi, sulla separazione della cultura umanistica da quella tecnica. Ecco, questo è frutto, noi siamo residui di antiche riforme che ormai sono superate e abbiamo necessità anche invece di la prima ibridazione culturale. È un'ibridazione tra componente umanistica e componente tecnologica. Non è che deve esserci solo da una parte l'appolo del liceo classico e dall'altra la formazione professionale. Ecco, noi dobbiamo sapere ibridare anche questo tipo di culture. Quindi la tecnologia dominante, i modelli di organizzazione dominanti dell'epoca influenzano i modelli di apprendimento. Dove stiamo andando? Stiamo andando verso sempre più, paradossalmente ancora, abbiamo già vissuto l'epoca del computer, stiamo andando in alcuni paesi del mondo, i paesi più giovani del mondo, l'accesso degli studenti e dei focali è mobile, non è da computer. Okay? Se siamo al 60-70%, si studia anche da mobile rispetto nella modalità online rispetto al computer. Noi, questa è una tendenza che sta avvenendo anche comunque in Italia, con percentuali molto alte, si sta andando anche rapidamente, perché nelle organizzazioni, nelle aziende, ad esempio, con il mobile abbiamo risolto il problema anche dell'operaio che non ha il computer, per esempio. Ecco, quindi tutto con modalità che vedremo. E quindi siamo nell'epoca post-Gutenbergiana, quindi micro contenuti, micro learning, nuovi media, l'importanza delle community, dei network relazionali nelle città, nella regione. Ecco, quindi è bellissima questa idea della learning region, che vedremo anche nel successivo di Cacciamani e dei nostri ospiti inglesi, come le reti saranno fondamentali nel futuro dell'apprendimento su questa parte. E tra le reti c'è anche tutto il tema della capacità di integrare formale, non formale e informale a livello anche di riconoscimento delle competenze, e questa è una grande sfida, perché non è facile farlo rispetto alla nostra tradizione, però questa è la sfida del nostro futuro. E il nuovo formatore, allora, che deve fare per gestire questo? Il nuovo formatore intanto è consapevole di questo contesto che è cambiato, che vive dentro un ecosistema, dentro un'infosfera di apprendimento formale e non formale, che vive il ragazzo che è l'apprendimento, che vive l'adulto che è in azienda. Non c'è quindi solo l'aula, solo l'e-learning che tu gli offri. Ogni momento lui è stimolato da una molteplicità di punti di apprendimento formali e non formali. Quindi deve essere consapevole delle opportunità. Mi piace dire, siamo nell'epoca delle più grandi opportunità di apprendimento mai vissute dall'epoca umana a livello di massa. E quindi diventa sempre più che il suo potere non sarà più nella conoscenza, nella capacità di erogare slide e di parlare, di insegnare. Il suo potere sarà sempre più quello, perché quello ormai è diffuso, sarà sempre più libero, sarà sempre più nell'ecosistema. La conoscenza ormai è diffusa ed è gratuita. La professionalità nuova è quella di essere regista, di essere learning coach, abilitatore del learning, che lo fa muovere nella complessità, nella sovrabbondanza di informazioni, capace di orientare quindi la persona che apprende, e quindi sa trasferire la competenza madre per tutte le competenze, l'apprendere ad apprendere per tutto l'arco della vita, perché il ragazzo che esce dalla formazione professionale, che esce dall'università, la persona che in azienda fa la formazione, dopo 3 mesi quella formazione può essere già superata, non può tornare sempre in aula, deve avere la sua capacità
E questa credo che sia la competenza madre che ogni sistema formativo ha per dare, perché anche qualunque mestiere, anche nella formazione professionale, quel mestiere evolve continuamente ormai alla luce anche del digitale e della rivoluzione tecnologica, e quindi anche la persona non può tornare sempre continuamente nella formazione formale, deve avere in sé la capacità di sapersi muovere nella città, nella regione, e trovare in autonomia o insieme alla sua comunità gli orientamenti per formarsi continuamente. Ecco qua il concetto degli ecosistemi e del learning city anche della regione, e quindi anche questo è una sfida per i nuovi enti. Allora, come l'ente tradizionale di formazione, come la società di formazione pubblica e privata può evolvere anche alla luce di questo, perché quindi deve cambiare quello che sta ancora fortemente radicato, è il cono percettivo, no? Il cono percettivo della formazione, quello è un cono formativo che normalmente se noi facciamo, intervistiamo anche un sondaggio sulla popolazione, la formazione si identifica molto con l'aula ancora su questo, e quindi il cambio percettivo per ogni struttura formativa è questo, si amplia il cono percettivo. Tu sei di fronte a dover essere un regista in un ambiente dove c'è l'aula che non scompare, anzi assume anche un ruolo nuovo, che però non sarà più quella puramente erogativa, sempre più laboratorio, sempre più esperienziale, sempre più ibrida, perché anche in aula c'è il digitale. Okay, in questa dimensione. E quindi anche la separazione fisico-digitale non è più una categoria utile, perché l'ibridazione, il concetto di infosfera, è una capacità di dire che ormai viviamo in un contesto unico di apprendimento, ibridato, nell'aula, nei momenti, può essere vicina, lontana, c'è una dimensione anche digitale, e il digitale comunque ha una sua dimensione fisica, perché pensiamo anche al ragazzo che rimane a casa, la progettazione degli spazi, la progettazione del suo clima, delle sue cose, diventa fondamentale anche delle nuove aule. Ecco, questa apertura, questa dilatazione del cono percettivo dell'apprendimento è, credo, la sfida per i formatori e per gli enti di formazione. Vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie Franco. Credo che tu abbia già centrato alcuni punti che sono fondamentali per il nostro discorso. Anzi, chiedo un attimo alla regia se può mandare l'indagine che è stata proposta, cosa intendi principalmente per ibridazione digitale, e troviamo che tre sono le parole fondamentali, quelle che dicevo prima, innovazioni e futuro. Quindi questa attesa di novità penso che sia centrale, e credo che aver pensato a questo tipo di convegno che cerchi di dare delle risposte sia quanto mai centrato. Se potete mandare anche il quadro della seconda indagine, e abbiamo che dov'è che viene vista la innovazione dai nostri ascoltatori? Non tanto su una sostituzione della presenza con l'online, quanto in una, si dividono quasi 40% 60% tra coloro che credono al blended, quindi che puntano molto sulla copresenza di online e distanza, di online e presenza, ma la maggior parte, il 60%, ritiene che il digitale sia ibrido, cioè vada a modificare sia la formazione in presenza che la formazione in distanza, per cui ci troveremo anche è la lezione stessa che cambia, la presenza del digitale va a impattare nella quotidianità della didattica, quindi non tanto come due mondi separati ma due mondi fortemente intrecciati. Ma passiamo subito al secondo intervento, ed è l'intervento di Venanzio Arquilla del Politecnico di Milano, che affronterà il tema rapporto tra università, imprese e territorio, quale hub. A te la parola, Venanzio. Buonasera a tutti, innanzitutto buon pomeriggio e grazie dell'invito. Provvedo a andare in presentazione, ditemi se vedete bene le slide. E volevo iniziare in una maniera un po' di rottura, nel senso che l'intervento tratta appunto di come noi all'università trattiamo e ci costruiamo meccanismi e azioni legate all'innovazione. Questo panel è quanto mai, a mio modo di vedere, utile per poter discutere di questo, dove questa condizione non è soltanto questa contrapposizione fisico e digitale che abbiamo visto va verso un'ibridazione ormai, diciamo, quasi necessaria, legata
al contesto, ma anche al modo in cui si stanno evolvendo i processi formativi, ma anche e soprattutto le tecnologie. Dobbiamo però pensare ad un meccanismo in cui le persone continuano a vivere un territorio e continuano a praticare le loro azioni. Quindi noi al Politecnico ci siamo posti un problema, come tutte le grandi università, ci siamo posti l'obiettivo, quello di ragionare ad una scala un po' diversa, no? L'università è sempre vista come un luogo in cui si è fatto formazione e ricerca, e queste erano, diciamo, le missioni statutarie dell'università, ma noi siamo arrivati in quella che si chiama terza missione, che vuol dire appunto la capacità dell'università di stare nel territorio, di costruire relazioni per far sì che questo territorio possa crescere. Ed in questo un applauso alla Regione Friuli Venezia Giulia, che in qualche modo si sta ponendo questo problema, lo sta facendo sfruttando al meglio le possibilità che dà l'Unione Europea e lavorando in una dimensione di integrazione. Allora io vi racconterò delle piccole storie, provando a ragionare appunto su questa dimensione di pratica del territorio e di scoperta di quelli che sono i talenti e i modi per far sì che questo territorio diventi più ricco e più colto e sicuramente più aperto a contaminarsi, perché questa è una delle dimensioni che ci contraddistinguerà in futuro, attraverso appunto alcuni casi studio che noi abbiamo trattato. Allora, di base il Politecnico è un'università tecnica, una delle prime al mondo, in design è la quinta al mondo, la prima scuola, diciamo, pubblica tra tutte scuole sostanzialmente private. Che cosa fa il Politecnico? Prova a proporre innovazione. E come misura questa innovazione? La misura anche grazie alla capacità di attecchire sul territorio e quindi di generare nuove imprese. Abbiamo anche molti studenti del Friuli Venezia Giulia, abbiamo sicuramente dei risultati della ricerca tradizionale che sono importanti, ma la cosa più impattante è per esempio il numero di brevetti, il modo in cui questi brevetti ricadono sul territorio e sostanzialmente l'impiegabilità che generano sia nel territorio lombardo ma anche e soprattutto nel territorio nazionale ed internazionale. In questo il Politecnico è una filiera per l'innovazione, no? Mi è stato chiesto di raccontare quello che facciamo. Noi abbiamo un incubatore che si chiama PoliHub, che è il terzo incubatore universitario nel mondo e che di fatto prende le idee generate da studenti, ricercatori e professori e le trasforma in imprese. Vi faccio vedere un caso particolare. È il caso di una mia startup, quindi io sono stato cofondatore di questa startup, dove un mio studente, prima del Covid, venne in aula e mi disse: prof, io avrei un desiderio di fare la mascherina più performativa in assoluto, perché uno dei più grandi problemi oggi è l'inquinamento nelle grandi città, nelle aree urbane, in particolare l'area della pianura padana è la più inquinata d'Europa. Sono dati che vengono in qualche modo contraddistinti. Vorrei fare una mascherina per chi va a correre, per chi va in bici. Il Covid non esisteva e quindi abbiamo ragionato con un meccanismo di creazione di rete. L'abbiamo messo in contatto con una delle più importanti aziende che faceva mascherine, lo abbiamo incanalato nel meccanismo di incubazione di Switch to Product. Quello che ne è nato è un'impresa vera e propria che ha vinto dei premi internazionali e che addirittura ha fatto un processo di crowdfunding. Quindi l'idea principale è che la formazione prossimo Ventura si impara facendo, cioè possiamo dare strumenti, possiamo dare luoghi e possibilità e modalità di praticare quello che è il project based learning. Noi lo facciamo nel nostro piccolo, se volete anche con casi che poi dopo diventano reali, creando rete di conoscenze e abilitando ognuno a praticare le cose che in qualche modo sa fare. Un caso storico che racconto, perché di nuovo io porto spesso casi che mi riguardano e azioni che io ho svolto negli anni, riguarda la relazione che abbiamo avuto con una provincia in particolare, che era quella del Trentino Alto Adige, perché anch'essa, diciamo, provincia abbastanza virtuosa nella dinamica dell'innovazione, e lì ci siamo chiesti come poter fare a valorizzare il sistema, il settore artigianale. Noi da tanti anni abbiamo lavorato nel meccanismo di unire giovani designer e imprese. Perché? Perché i giovani designer, per imparare davvero, devono praticare sul campo con le imprese, e le imprese, per capire cosa fosse e come si potesse applicare il design, avevano bisogno comunque di un dimostratore. E quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo gestito oltre 150 progetti di contaminazione, giovani designer trasferiti sul territorio per periodi specifici di tempo con degli obiettivi. Quello che è successo è stato che in Trentino Alto Adige siamo riusciti a dargli un palcoscenico importante. Abbiamo fatto addirittura una miniserie televisiva per diffondere questa cosa. E quindi quando si dice formule ibridate, qui non c'era ancora
diciamo, la didattica completamente digitale, ma c'erano delle dinamiche per far accedere anche le altre persone alla formazione. Abbiamo portato le imprese trentine dentro il salone del mobile, quindi nella cura del design, ma abbiamo provato a fare di più, abbiamo provato a creare una filiera internazionale con un concorso a cui hanno partecipato centinaia di progettisti provenienti da 23 paesi, che ha fatto sì che il territorio, diciamo, capisse quali potevano essere un po' le opportunità, e soprattutto abbiamo lavorato in accordo con alcuni enti ed istituzioni che di fatto hanno partecipato al processo di formazione per generare un'innovazione diversa rispetto a quella classica. E oltre a quella tradizionale, appunto sul territorio, sulle imprese, il Politecnico si occupa anche di responsabilità sociale, e spesso noi siamo abituati a pensare al design come una dimensione probabilmente soltanto formale, estetica, legata a dei settori specifici. Noi abbiamo lavorato nell'ambito sociale, per esempio sempre in questo caso con il Trentino, con un'iniziativa che riguarda un tema importante, che è quello per esempio dell'autismo, e un impatto sociale che ha portato i ragazzi a sperimentare dal vivo quale potesse essere, diciamo, l'opportunità di applicare le loro competenze ad un problema reale. Adesso si parla di, siamo tutti consapevoli che siamo in un periodo molto particolare, c'è una guerra in atto. Il Politecnico ha appena attivato un programma che si chiama Design Against War, cioè in parallelo rispetto ai temi dell'università tradizionale cerchiamo di dare piattaforme di progetto che permettano ai ragazzi in qualche modo di sperimentare condizioni diverse che fanno apprendere in maniera differente e fanno innamorare della materia, perché la disciplina e l'apprendimento continuo è quello, appunto, che è lo scenario in cui in qualche modo ci troveremo, no? E da questo punto di vista, come osservatorio privilegiato, il Politecnico, appunto, non ha soltanto come obiettivo quello di formare gli studenti, di dare dimostratori alle imprese, ma anche di formare, appunto, le imprese, gli enti e le istituzioni. Negli ultimi anni ci siamo trovati di fronte, grazie e per la pandemia, anche a fare processi di formazione diciamo internazionali, e quindi con classi miste. Io in particolare ho lavorato con alcuni corsi fatti per multinazionali tipo Fujitsu o NTT Data, che sono aziende che hanno 15.000-36.000 dipendenti a livello mondiale, dove abbiamo formato per esempio i loro dirigenti a questo tema di come si potesse generare trasformazione grazie al design e grazie al progetto all'interno di istituzioni che hanno una formalizzazione di un certo tipo. Ci siamo trovati studenti di 4 continenti che hanno praticato però su casi concreti, che si sono confrontati tra di loro, che si sono conosciuti, e abbiamo di fatto generato una sorta di condivisione. Quindi secondo me un'altra delle dinamiche è quella della pratica della formazione, ovvero far sì che la formazione stimoli i partecipanti affinché questi possano diventare essi stessi attori di questo processo. Un altro caso che abbiamo in qualche modo seguito e che credo possa essere interessante è quello, appunto, di scoprire talenti del territorio, scoprire necessità specifiche del territorio. La provincia di Trento di nuovo ci ha, grazie alla nostra conoscenza delle imprese artigiane, ci ha chiesto e abbiamo supportato una scuola di formazione professionale, che è il CFP di Rovereto, di analizzare quali fossero le necessità del territorio e di sviluppare un modello di formazione in qualche modo utile al territorio. Di fianco alla meccatronica, di fianco al liceo STEAM, abbiamo aiutato a formalizzare questo che si chiama Digital Manufacturing Designer, insieme anche all'Università di Venezia, per far sì che si potessero creare dei profili di alta formazione vicini al design, utili, immediatamente utili alle imprese. Questo è stato un caso di successo, dove da qualche anno noi, tra l'altro, portiamo un piccolo contributo anche formativo, ma di fatto è un modo diverso di intendere una formazione. Provo a chiudere dicendo che cosa vuol dire oggi formazione. Oggi formazione vuol dire formazione continua in tutti i suoi aspetti, ma soprattutto formazione per tutti, che deve essere accessibile a vari livelli, e quindi ogni azione diventa formativa. I cittadini, le imprese e soprattutto gli enti e le istituzioni hanno bisogno di apprendere quali sono le nuove dinamiche e le nuove opportunità per poterle far ricadere sul territorio, ma anche per poter generare risparmi e miglioramenti di qualità di quello che si sta erogando. E quindi cosa vuol dire ibrida? Ibrida vuol dire delocalizzata, vuol dire che io da Milano posso ormai fare formazione dovunque e con un giusto impatto, anche misurabile, e questo per me è un vantaggio, ma anche per chi apprende è un vantaggio, perché non deve forse muoversi, ma a volte vuole muoversi perché l'ibridazione tra fisico e digitale
non è soltanto, diciamo, appunto un'ibridazione tradizionale, ma può essere definita phygital. Cosa vuol dire phygital? Vuol dire che esiste uno spazio fisico, esiste uno spazio digitale, ma questi due si attivano se e solo se l'utente che è al centro di quel percorso si attiva lui stesso e genera parte di contenuto o chiede un adattamento di questo contenuto. E quindi la formazione Prossimo Ventura non potrà che essere multidisciplinare, dovrà essere personalizzata perché deve capire che cosa vuole l'utente, ma anche personalizzabile perché l'utente deve in qualche modo intervenire sui propri flussi. La fortuna di lavorare in un ambito quale il design è quella della dimensione esperienziale, cioè abbiamo verificato, il Politecnico in primis ha capito, e anche nella formazione per esempio dell'ingegneria e dell'architettura che sono più tradizionali rispetto al design, siamo passati ad un processo di project-based learning, ovvero abbiamo verificato che gli apprendimenti migliorano nel momento in cui si tratta un caso reale. E questo caso reale si tratta di accompagnamento alla formazione. E quindi concordo con il relatore che mi ha preceduto che non bisogna più discutere di formati in particolare, ma bisogna discutere di obiettivi di formazione e rendere partecipi anche i discenti in una fase di formazione innovativa. Questo è quello che, diciamo, in maniera sintetica e molto veloce fa il Politecnico, non solo, ma in particolare vi ho raccontato alcuni piccoli casi che io ho seguito direttamente, e di fatto la nostra capacità è proprio quella di analizzare i contesti o le istituzioni e di proporre dei percorsi specifici. In particolare per molte regioni, tra cui la regione Lombardia, noi abbiamo proprio fatto percorsi di formazione sui meccanismi di design thinking, sul service design, sull'innovazione nella pubblica amministrazione, che riteniamo essere delle dinamiche, delle filiere che hanno sicuramente un significato. Però per esempio fare formazione per le imprese, di cui la parte di FSE è anche una parte importante, coinvolgendole in processi sperimentali come quelli che abbiamo fatto in Trentino, ha un impatto profondamente diverso, perché poi le imprese hanno sempre poco tempo e spesso non capiscono quali sono i valori. Facendole lavorare su un progetto riescono a massimizzare anche le quote di apprendimento. Con questo chiuso, spero di aver rispettato i miei tempi, credo di sì, forse ho sforato di qualche secondo. Grazie ancora per l'invito. Grazie molto per questo intervento che, come il precedente, ci ha già introdotti nel tema centrale, nel concetto di ibridazione che tu hai inteso in vari modi. Problema, sei partito dalla terza missione. E credo che sia fondamentale, cioè non è più la terza missione l'università che lavora al suo interno, fa ricerca al suo interno e ogni tanto distribuisce il suo sapere, ma come ce l'hai espresso tu, la terza missione è fare ricerca insieme al territorio, è ripensare, perché anche i momenti di formazione di cui hai parlato sono momenti di ricerca, momenti in cui elaborate un'innovazione e nuovi percorsi. Quindi la terza missione ha un ruolo completamente diverso. Incominciamo a intravedere il concetto di ecosistema formativo. E dall'altro il punto finale a cui si è arrivato, esperienziale. Esperienziale significa proprio anche qui che la formazione è anche azione, è anche partecipazione a processi che producono nuovi elementi. Quindi non è più una formazione separata dall'attività produttiva e dall'attività creativa. Quindi vedo già questi concetti che introducono fortemente il tema dell'ecosistema formativo. Ma passiamo al terzo intervento, Lisa Manzan della GEOX, responsabile dell'education. Credo che sia fondamentale questa esperienza, proprio perché ci dice come un intervento del digitale inizialmente dovuto al Covid si stia trasformando in una scelta strategica. A te la parola. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'opportunità che mi avete dato di intervenire in questa tavola rotonda. Allora, vi racconterò nei prossimi minuti un po' come il digitale è entrato a far parte del sistema informativo di GEOX, creando di fatto un ecosistema ibrido all'interno di tutte quelle che sono le attività formative che stiamo portando avanti. Di fatto il digitale per noi è diventato un grandissimo acceleratore di cambiamento, oltre a un importante strumento di inclusione, perché ci ha dato la possibilità poi di coinvolgere
tutte le persone della nostra azienda, sia in Italia che nel mondo. Cercherò di raccontarvi brevemente questo viaggio, principalmente attraverso le cose che abbiamo fatto e che abbiamo realizzato negli ultimi anni, che in un certo senso rappresentano quella che è stata la transizione verso il digitale all'interno di tutto quello che è il mondo dell'education e il training della nostra azienda. Due parole su Geox, insomma lo sapete tutti, è un'azienda che produce e distribuisce calzature e abbigliamento nel mondo, siamo attivi in più di 110 paesi, quindi le nostre persone sono persone distribuite in maniera capillare in tutto il territorio. Da dove siamo partiti? Allora, come dicevamo poco fa, il percorso di transizione digitale è un percorso. Noi siamo partiti pensando alla necessità di agire prima di tutto sulla cultura. Quindi siamo partiti organizzando un Digital Learning Day, che è stato di fatto il vero grande avvio del percorso di coinvolgimento all'interno di questa transizione digitale delle nostre persone. Quindi l'obiettivo era quello di mettere insieme tutta la popolazione aziendale, più di 600 persone, per la prima volta, ragionando su temi importanti, ragionando sull'innovazione, ragionando sul cambiamento del mondo del lavoro, sul digital mindset e ragionando soprattutto sul futuro e su quelle che sono le competenze importanti per il futuro. Quindi il nostro percorso è partito con un'attività di fertilizzazione, da un lato sul digital mindset, perché i grandi processi di cambiamento passano prima per un processo di cambiamento culturale, e poi per, come dire, sensibilizzare su un nuovo modo di fare formazione. Quindi se da un lato il mindset, abbiamo iniziato ragionando e lavorando con le persone sull'importanza del mindset e della cultura digitale, poi però dobbiamo passare realmente all'azione, dobbiamo passare realmente allo sviluppo di quelle che sono le competenze digitali all'interno dell'azienda. E prima di partire abbiamo deciso che era importante fare una fotografia di quelle che erano le competenze digitali all'interno dell'azienda, e questo ci serviva perché prima di pianificare qualsiasi tipo di attività formativa, prima di identificare i giusti tools, i giusti strumenti, era importante capire qual era il nostro livello di apprendimento e di competenza soprattutto digitale, e quindi l'abbiamo fatto mappando le competenze digitali di tutta l'azienda. Questo, come vi dicevo, ci serviva per elaborare e strutturare i nostri progetti formativi. E GIDA, che è il progetto che approfondiremo tra poco, quella che è la nostra Geox Innovation Digital Academy, è stata la vera e propria prima grande iniziativa di trasformazione digitale in termini di apprendimento, perché è la nostra scuola di futuro. Ovvero abbiamo creato un unico hub, un grande laboratorio di apprendimento dove le persone potevano trovarsi contemporaneamente, quindi parliamo di più di 600 persone contemporaneamente collegate, prima nel mercato Italia ma poi anche per il resto del mondo, che potevano utilizzare diversi tool, diversi strumenti, diverse modalità per approcciare all'attività formativa. Quindi di fatto abbiamo scelto e progettato in maniera dettagliata un ecosistema di apprendimento ibrido, perché avevamo bisogno di dare alle persone anche la possibilità di avere un nuovo linguaggio per il futuro, una chiave anche di interpretazione di quelli che sono i cambiamenti in atto e soprattutto per le trasformazioni che riguardano il mondo del lavoro. Quindi questa grande Academy era un'Academy, lo è ancora in realtà, qui vedete i numeri della prima edizione, dove di fatto l'azienda si fermava e una volta a settimana tutte le persone si occupavano del loro apprendimento. Solo nella prima edizione ogni persona all'interno dell'azienda ha avuto attività formativa per quasi 100 ore.
Su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato su tre temi importanti. Abbiamo lavorato sul mondo della digital transformation, quindi tutte quelle che sono le competenze digitali importanti per il futuro, strutturando due percorsi, un percorso professional e un percorso per le persone che invece expert, che avevano già un livello di competenza digitale alto. Abbiamo lavorato su un filone molto importante che sono le competenze del futuro. Il World Economic Forum sancisce quelle che sono, diciamo, le competenze più importanti per il futuro, e noi riteniamo che la formazione debba assolutamente essere anticipatoria rispetto a quelle che sono le competenze del futuro. Quindi abbiamo lavorato sulla change agility, sul complex problem solving, sulla learning agility e su tutte quelle competenze che servono per fare upskilling oggi, ma anche e soprattutto per accompagnare le persone nella propria evoluzione professionale, ma anche personale. Abbiamo infine lavorato e stiamo lavorando ancora tuttora sulle metodologie come la metodologia del service design, del design thinking, la metodologia agile, perché se da un lato dobbiamo lavorare sulle competenze, digitali e del futuro, dall'altro lato dobbiamo essere in grado all'interno delle aziende di inserire metodologie e un nuovo modo di lavorare, metodologie che portino le persone a lavorare insieme, a lavorare in modo interfunzionale e a creare valore nelle cose che fanno. Abbiamo parlato di contenuti. E adesso parliamo del metodo. Nella nostra attività formativa e nelle attività che progettiamo, il metodo ha un valore importantissimo. Con Gida, nella nostra Geox Innovation Digital Academy, abbiamo utilizzato e combinato un format innovativo, quindi un format ibrido, fatto di tante cose, fatto di docenze differenti, di metodologie differenti e di tool. Avevamo dei webinar live in diretta con dei docenti esperti, delle testimonianze della nostra facoltà interna. E questo perché? Perché era importante far apprendere subito alle persone che quello che sentivano raccontare dai docenti, erano cose, attività, progetti che potevano vivere all'interno dell'azienda. C'erano dei momenti di autoapprendimento attraverso dei moduli learning, quindi abbiamo alternato e alterneremo e continuiamo a alternare nelle nostre attività l'attività sincrona con l'attività asincrona. Abbiamo implementato attività interattive ed esercitative che possono di fatto essere svolte sia in digitale che fisicamente. E poi una parte di apprendimento e di follow-up, che è una parte importante perché è una parte di allenamento, perché la metodologia è un tassello fondamentale perché alterna un momento in cui forniamo, no, tutta una serie, un linguaggio comune rispetto a un'attività che è un'attività di allenamento ed è un'attività soprattutto di messa in pratica. Quindi Gida per noi è stato il primo grande esperimento di ibridazione di attività formativa, perché abbiamo messo insieme la fisicità, il digitale, l'attività sincrona con l'attività asincrona. In queste immagini potete vedere un po' i livelli di interazione live che avevano le persone durante l'attività formativa. In Geox cerchiamo di strutturare un ecosistema di apprendimento, ovvero cerchiamo di creare un ambiente sistemico fatto di tante cose, perché l'obiettivo è quello di creare e di favorire una comunità che apprende e apprende in maniera permanente. Le persone hanno a disposizione in azienda Gida, quindi una formazione che viene fatta live con i docenti, hanno una training card che è una sorta di carta di credito formativo digitale. Ogni persona ha la propria training card con le proprie attività formative caricate che può svolgere in autoapprendimento. Le persone possono utilizzare Gida App, che è un'app molto smart con dei contenuti velocissimi che vengono rilasciati settimanalmente. E che serve per fare upskilling permanente su tutto quello che è il mondo delle competenze digitali.
E poi Gida è ovviamente un'academy che si apre a livello internazionale, quindi è stata un'attività che ci ha permesso di mettere insieme in un'unica aula tutte le persone di tutti i mercati, per includerle in una logica di interattività e ci ha permesso in questo senso di ripensare quelle che sono le nostre attività formative in un ecosistema complesso. Ecco, quindi se dovessi un po' sintetizzare, avendovi raccontato un pezzettino del nostro viaggio che ovviamente continua, cosa ci hanno portato questi progetti? Beh, sicuramente hanno portato l'azienda a essere consapevole e a costruire un ecosistema ibrido di apprendimento, fatto di presenza e di digitale e di alternanza di tool e di strumenti. Il digitale nel nostro caso, e con la grande esperienza della nostra Academy, è stato un aggregatore inclusivo, inclusivo perché abbiamo potuto raggiungere tutte le persone che abbiamo nel mondo e poterle mettere in un'unica aula digitale. Sicuramente la formazione diventa una formazione accessibile a tutti e trasparente, e con pluralità di esperienze di apprendimento. Quindi diciamo che chiudo dicendo che l'azienda sicuramente mette a disposizione tool, strumenti, contenuti formativi perché le persone abbiano un upskilling e un reskilling innovativo e continuo. La formazione, ce lo diciamo sempre, è una porta che si apre da dentro e quindi è importante che le persone siano sempre consapevoli in questo processo dell'importanza della learning agility, quindi di imparare, che impareremo tutta la vita e che la learning agility è sicuramente la competenza delle competenze. Grazie. Grazie, grazie Grazie. moltissimo per questo intervento molto ricco. Anche qui abbiamo declinato in altre modalità il concetto di ibridizzazione. Cioè, già quando parli del metodo, mi è piaciuto molto quell'elenco, no, che hai fatto di quante modalità, webinar, testimonianze, modulo di learning, attività interattiva, allenamento, dove si vede anche come la vostra realtà aziendale, il tuo ruolo di aggregatore, è stato anche un aggregatore di soggetti. Non è che avete fatto solo voi formazione, ma avete permesso anche le testimonianze, avete permesso che i vari soggetti diventassero a loro volta delle fonti di ricchezza per tutto l'ecosistema. E quindi il ruolo quasi principale non è stato quello di fornire formazione, ma di aggregare, di costruire una rete che permettesse questi vari elementi. Quindi lo trovo molto interessante, come è interessante anche quella training card, che mi fa capire che in fondo il singolo può anche decidere quali opportunità. Quindi oltre a quello che proponete c'è anche una biblioteca a cui uno ogni tanto va, accede e può prendere quello che ritiene utile per sé, al di là del fatto che ci sono queste pillole regolari che rafforzano le loro competenze. Passo alla terza, ricordo la terza indagine che abbiamo lanciato. La domanda era: cosa intendi principalmente per ibridazione digitale? Una prevalenza della formazione online, una prevalenza equilibrata tra formazione in presenza e formazione online, o una presenza del digitale anche nella formazione in presenza? E alla fine poi vedremo i dati che sono emersi. Ma credo che tutto quello che abbiamo detto finora richieda anche una riflessione forte a livello di struttura. Come regolare, come deve cambiare la modalità organizzativa e anche di gestione, di organizzazione di questo processo. Do la parola a Eugenio Gotti, che è esperto di formazione e che ci parlerà proprio di come cambiano le regole e gli standard nella formazione sincrona e asincrona. Noi da tempo abbiamo delle idee molto chiare su come valutare e come regolare la presenza. Ancora sulla formazione a distanza non abbiamo ancora le idee del tutto chiare, anche come CRUI ci stiamo muovendo, anche come realtà universitaria. Non si può traslare semplicemente le regole della presenza alla distanza, occorre ripensare le regole specifiche. A te la parola, Eugenio.
Eccoci, grazie. Condivido lo schermo. Sicuramente, eccoci, grazie. Sicuramente, insomma, mi scuso, il mio intervento sarà più prosaico, meno affascinante di chi mi ha preceduto, perché, insomma, devo parlare degli aspetti di regolazione, di regolamentazione e quindi di impianto amministrativo della formazione non in presenza. Perché, diciamolo chiaramente, il mercato privato della formazione è già da tempo passato all'ibridazione digitale. In base alle ultime ricerche, il mercato dell'e-learning vale più di 250 miliardi di dollari, con una crescita prevista del 21% l'anno, fino ad arrivare nel 2027 ad un mercato che dovrebbe superare il triliardo di dollari. Quindi qual è l'attenzione dal punto di vista del sostegno a questa evoluzione per quanto riguarda la formazione pubblica, quella che, insomma, che riconosce, che sostiene, che finanzia la formazione? Siamo anche appunto oggi in un evento che riguarda il Fondo Sociale Europeo, quindi questo aspetto dell'impianto amministrativo come sostegno, come supporto, come riconoscimento della formazione, dell'innovazione della formazione è assolutamente necessario. Noi, insomma, come cittadini alcune volte pensiamo alla burocrazia e della burocrazia, quindi dell'impianto amministrativo, quello che la colomba kantiana pensava del vento, cioè che ne frenasse il volo. In realtà, come sappiamo bene, l'atmosfera è necessaria per il volo della colomba, quindi l'impianto amministrativo oggi è per la formazione ibrida, per la formazione a distanza, per il learning asincrono e per quello sincrono, un elemento necessario. E appunto, come diceva insomma, poco fa Pier Giuseppe Rossi, è evidente che non possiamo traslare l'impianto vecchio amministrativo su quello nuovo. Noi abbiamo bisogno di un impianto amministrativo innovativo che metta al centro la possibilità di liberare tutte le potenzialità della formazione digitale e quindi superare lo spazio, il tempo, il gruppo d'aula, consentire la mobilità, essere totalmente paperless. E inoltre la seconda caratteristica che deve avere questo impianto è che deve essere solido da un punto di vista amministrativo. Oggi quello che noi spesso vediamo in questi anni, abbiamo visto, è stato quello di derogare dagli impianti amministrativi esistenti, riconoscendo una componente di formazione a distanza che deroghi dalle attuali regole. Non basta, perché non è sufficientemente solido riconoscere una quota percentuale di formazione digitale. Ad esempio, la conferenza delle regioni rispetto alla formazione regolamentata, quindi quella obbligatoria per esercitare un certo tipo di attività, prima della pandemia ne riconosceva un 30% anche in formazione asincrona. La pandemia ha portato questo limite al 100%, ma chiaramente questo approccio non è sufficientemente solido per lo sviluppo di questa nuova formazione a cui siamo chiamati da ciò che è stato detto prima di me a rispondere. E quindi dobbiamo allargare, Amicucci parlava di allargamento del cono percettivo della formazione, ecco, dobbiamo pensare di allargare anche il cono amministrativo, consentendo di avere un nuovo paradigma dal punto di vista amministrativo per la formazione asincrona e quella sincrona, ok? Quindi un nuovo approccio che mantenga il riconoscimento e la finanziabilità di queste modalità di formazione, attualizzandone gli strumenti, quindi mantenere saldi i principi, attualizzandone però gli strumenti, evitando anche il gold plating, la sovraregolamentazione, perché è una tentazione che abbiamo sempre, l'abbiamo vissuto anche nel passaggio dalla rendicontazione a costi reali alla rendicontazione a costi standard, ad esempio, dove ad esempio si diceva sì, rendicontate pure a costi standard, ma quando facciamo i controlli di secondo livello verremo comunque a vedere i costi reali. Ecco, allora dobbiamo cercare proprio di mettere al centro l'innovazione anche negli impianti amministrativi, perché altrimenti non liberiamo tutta la potenzialità insita nel digitale.
Infatti, vediamo cosa è successo nel periodo pandemico. È vero, no? Lo diceva la dottoressa Segatti all'inizio e anche l'assessore Rosolen, la pandemia ha portato a una forte accelerazione di alcuni processi. In particolare, basta vedere quello che hanno fatto tutte le regioni e anche ANPAL nel 20, soprattutto nel 20, ma anche nel 21, di possibilità di convertire la formazione in presenza come formazione a distanza, in particolare sincrona. Lo hanno fatto naturalmente nella modalità della, come dicevo prima, della deroga e concentrandosi in primis sulla formazione sincrona. Perché? Perché la formazione sincrona risolveva il problema della impossibilità della presenza ed è facile dal punto di vista amministrativo disciplinarla perché è sostanzialmente omologa a quella in presenza, è analogo il setting di apprendimento, i relativi costi, no? Sono sostanzialmente analoghi, ok? E in più è stata messa l'attenzione giustamente sull'elemento che la distingue principalmente dalla formazione in presenza, cioè la modalità di tracciamento della formazione erogata al fine di permetterne e di verificare l'effettivo e corretto svolgimento delle attività formative. Ecco, questo sicuramente rientra, noi abbiamo avuto questa possibilità anche di sviluppare, di creare una familiarità anche con questi nuovi strumenti grazie alla pandemia, è sicuramente una lezione appresa dal periodo pandemico che non dobbiamo perdere, dobbiamo anzi avanzare in questa direzione e quindi io apprezzo anche particolarmente l'oggetto dell'evento di oggi. Per fare questo dobbiamo creare dei sistemi amministrativi solidi. Infatti per la formazione asincrona, dal mio punto di vista, siamo assolutamente indietro, cioè le indicazioni, faccio riferimento solamente alla circolare 4/2020 di ANPAL, perché l'affronta in modo aperto, però l'affronta solamente in alcuni, per alcuni elementi, per alcune parti. Non parla ad esempio del tipo di identificazione sulle piattaforme, della questione dei controlli in itinerario legati ai calendari, delle voci di costo di riferimento. È evidente che le voci di costo da rimborsare sono diverse, ma parliamo anche della durata dei percorsi formativi. Quando abbiamo un percorso formativo in presenza o di formazione sincrona abbiamo una sua durata chiara, con la formazione asincrona dobbiamo chiaramente rimettere in discussione anche questi principi base dell'impianto amministrativo. E quindi io vorrei portarvi giusto come insomma esperienza, quella che mi sembra un'esperienza in Italia non è ancora pubblica del tutto, io ho avuto insomma, l'autorizzazione del Fondo Impresa di parlarvene perché sarà emanata pubblicamente nel corso di quest'anno, un'evoluzione del conto formazione, quindi del conto azienda, diciamo così, di Fondo Impresa. Siamo nell'ambito di fondi interprofessionali che, come sapete, ormai rientrano nella sfera degli organismi di diritto pubblico perché gestiscono risorse che sono state definite come pubbliche e quindi a questo punto di vista è analogo alla modalità di finanziamento di una pubblica amministrazione. Ecco, la cosa interessante di questa disciplina amministrativa che vedrà la possibilità di far evolvere il conto formazione di Fondo Impresa come conto di formazione digitale anche, che andrà a innestarsi anche rispetto a quello in presenza, e che disciplina ad hoc tutto il procedimento amministrativo, quindi rivede tutto il procedimento amministrativo, non mettendo delle pezze, delle toppe, rimettendolo totalmente in fila, quindi vedete dai requisiti delle piattaforme, dei learning object, fino alla condivisione, perché siamo nell'ambito dei fondi interprofessionali, fino a presentazione e valutazione, avvio e monitoraggio, audit di conformità, rendicontazione, conservazione dei documenti, controlli da parte del fondo. Quindi tutto il procedimento amministrativo è stato rivisto con una componente iniziale importante che riguarda i requisiti delle piattaforme di Learning Management System, perché chiaramente insomma chiunque può, non è che il fondo mette in esposizione una sua piattaforma, ma riconosce tutte le piattaforme possibili relativi ai learning object, con però degli standard, dei requisiti che indica al fine del riconoscimento amministrativo. E quindi
ad esempio l'identificazione di scento, abbiamo un sistema abbastanza interessante in Italia che parla dell'identità digitale. Ebbene, non dobbiamo andare immediatamente a pensare a SPID, che è come dire, la modalità con cui si accede ai portali della pubblica amministrazione, ma possiamo pensare ad altre modalità anche riconosciute dalla norma, come ad esempio abbiamo riconosciuto che il doppio fattore di autenticazione ha una solidità sufficiente da un punto di vista della firma digitale. Così come il tracciamento dell'attività è basato sullo standard SCORM, che comunque è retrocompatibile rispetto alle evoluzioni che questo standard ha avuto con XAPI, ad esempio, sono state definite delle capacità di reporting delle piattaforme. Dobbiamo avere l'accessibilità, abbiamo una legge di riferimento, okay? E chiaramente la modalità di controllo da parte dei fondi impresa anche delle caratteristiche di queste piattaforme, così come i learning object. La cosa interessante, adesso non è chiaramente la sede per rappresentarvi tutto il processo amministrativo di fondi impresa, ma vi porto alcuni esempi significativi. Quest'altro esempio è quello del learning object, quindi la durata dei learning object non è stata definita sulla base dei tempi con cui ciascuna persona li attraversa, ma è stato definito nella logica del tempo standard di completamento, attraverso un algoritmo di conversione dei materiali che compongono il learning object nella durata del standard del learning object, in tal senso un po' come avviene con i crediti formativi universitari o altre esperienze. Questo è interessante perché a quel punto la modalità di riconoscimento, di rendicontazione anche delle attività svolte è fatta non sulla base del tempo che ciascuna persona ha impiegato a attraversare il learning object, ma attraverso una modalità che consente di definirne il completamento da parte del discente, ad esempio con un test finale, quindi puntando più sul risultato che sul processo di apprendimento, quindi la rendicontazione avverrà su questo. L'altro elemento e termino a mio giudizio molto significativo è quello che ha visto la revisione del piano dei conti e delle relative voci di costo, perché se tradizionalmente nella formazione in presenza l'aspetto più importante del piano dei conti è quello che riguarda l'erogazione della formazione, se parliamo invece di formazione asincrona, vedete che abbiamo spostato la maggior parte del costo, fino all'80% del valore del piano, sulla predisposizione degli ambienti di apprendimento. E anche qua con un approccio interessante, perché si sono riconosciute, si riconosceranno, i costi sostenuti per la predisposizione dei contenuti digitali, o anche per il loro acquisto, o anche per il loro noleggio e dell'infrastruttura, ammissibile a finanziamento il valore dell'ammortamento annuo. Questo, a nostro giudizio, è pienamente, come dire, compatibile con i principi tradizionali, ma come vedete ne aggiorna completamente gli strumenti. Quindi il valore di ammortamento annuo è il valore di riferimento rapportato al periodo di utilizzo e al numero di discenti che ne hanno fruito. Quindi in questo modo manteniamo assolutamente una coerenza con i principi di base. E chiaramente poi sono previste le possibilità di costi che riguardano appunto il supporto anche durante l'erogazione della formazione, naturalmente. Ecco, questi elementi, devo portare questo esempio perché si concentra sull'aspetto asincrono, che poi dovrà essere mantenuto, no, in presenza e presente insieme agli altri elementi amministrativi, proprio per creare quella opportunità di ibridazione che ha bisogno chiaramente di un impianto amministrativo solido alle spalle. Vi ringrazio. Grazie dell'intervento, e credo che ci sia una parola chiave da riprendere immediatamente, che è il concetto di tempo, che è già stato presentato in altri interventi, ma cambia globalmente. Cioè, il tempo è stato lo strumento classico di misura della formazione. A un docente universitario dici quante ore fai, a un docente della scuola secondaria fai 18 ore. Cioè, quella era la moneta di scambio. E il tempo cambia, il tempo è diventato dinamico, è diventato flessibile, ma poi abbiamo tutte queste opportunità, per cui ecco, cambiare questo parametro porta a tutto quello che hai detto, non più quello. Poi c'è un altro aspetto che secondo me, quando parliamo di valutazione anche di queste esperienze, dobbiamo riflettere, è che dobbiamo anche pensare a come valutare qualcosa che prima non si valutava, la competenza. Ha parlato di esperienziale prima Arquilla, ma che significa?
Cioè, quindi già abbiamo queste nuove frontiere con dei ritardi anche, perché tu parlavi di SCORM. SCORM sappiamo benissimo che ancora è rimasto a 12-15 anni fa. Quindi di cosa stiamo parlando? Quindi c'è bisogno. E teniamo conto anche di un'altra cosa, che stiamo in una situazione che cambia. E il controllore stesso deve maturare. Non possiamo pensare che il controllore diventi immediatamente flessibile, perché anche lui deve crescere con noi in questa situazione. Quindi è tutta una situazione dinamica, e credo che hai fotografato in modo perfetto, dandoci degli stimoli interessantissimi rispetto a quello che ci aspetta. E passiamo ai prossimi interventi. Cerchiamo di capire anche esperienze straniere come hanno interpretato questo concetto di learning style, learning city. La parola a Lisa Andronova e Tim Risch del Digital Tim Risch e Andronova RSA di Ease of Delivery. A voi la parola. Hi Lisa, are you there? I am here. Can you hear me? Okay. Hear you loud and clear. Thank you for your presentation. Thank you so much for having us. It's great to speak to colleagues in Italy about the same issues that we're facing here in the UK. Thank you for the introduction. I am Lisa Andronova and I head up the delivery of Cities of Learning at the RSA. The RSA is a think tank and a research organization and has been involved in the project since 2015. We do a lot of policy influencing and a lot of work around sort of society's hardest challenges to do with inequality or good work and good education. And we're working in partnership with Tim Riches, who's presenting just after me, of Navigator, and also an organization called Badge Nation to deliver Cities of Learning. Tim, could I just grab the next slide, if that's okay? Thank you. So back in 2015, the RSA published a report around the new digital learning age. And the findings from that were really around the different needs of learners and how learners find their learning activities and the way that learners learn really varies. A lot of activity doesn't take place in the standard linear fashion. So the standard go to school, go to university, get a job, the qualification route doesn't apply to everyone. And a lot of people are having non-linear journeys into careers and into skills mastery. So we sort of identified that, you know, there is community learning, there is learning within work itself, there is things like volunteering, there is learning in school that's not part of the curriculum, and there's also online learning through things like YouTube and sort of MOOCs. What we wanted to do is to bring all that learning much more to the surface in a place, and to do that together with the local networks, the local players who already exist and who are already delivering learning at the local level. So our focus is very much on how do we make that informal learning really obvious, really visible, and really connected. And this approach follows some of the work from America, from LRNG. So we're just building on some of the stuff that's already out there to create something that works in the UK context. Next slide, please, Tim. So what are we aiming to do? We're aiming to make learning visible, measurable, and connected. So one of the things we found is that learners just don't know about all of the learning opportunity in their place. They don't know, there's no one space to find this. So we decided, together with Navigator, who you will hear from in just a moment, to create an app that's going to show all of those different points of learning that will allow an individual to take opportunity of their place in the best possible way. We want to make learning measurable. So this type of informal learning is hard to pin down. It's hard to know, what did I learn? How is this helping me? Where is this taking me? So we're using open digital badges technology, which most of you will know is a micro-credential that helps to identify what skills are learned and in one context in a variety of settings.
So we're using those digital badges to identify learning, and we also have our own proprietary framework upon which those badges are created. And finally, our aim is very much about connectivity. How do we connect learning together, these different badges together, to create progression routes? And those progression routes can be into employment, and often are, but they're also to do with well-being, and they're also to do with personal interests. So not always just to do with work. Next slide, please. Great, so that was the sort of practical, technical side of things. What it really means in practice to do this, it's all about local leadership and creating that capacity in local leadership to be able to deliver this. So we work with local councils, with local government, and we help them to put in place a framework through which they can engage with local providers, local employers, and with learners themselves. And we give them the tools for consultation, for co-design, and for bringing those, breaking down those barriers between those different players. So really, you can't create a connected system without having the players speak to each other. So very much what we're doing is we're facilitating conversation between existing players. We're not imposing a way of doing stuff. We're actually just giving tools to the local government, and then they decide how best to implement it. So we use this train the trainer approach, which allows for a much longer term sustainable program, because realistically, this is a 3 to 5 year impact window. The RSA, being a research organization, we also add in a little bit of direction through kind of strategic research assignments. And we look at things like future of work sectors. We look at resilience against, it might be shocks like COVID or automation. And we help to inform where those pathways, where those future work pathways might exist, so that those, so that the local government can help to put in place the training that will take individuals to resilient sectors. And finally, our whole program is designed to be a partnership program. So I've already mentioned, we do the sort of research strategy piece. Badge Nation, who aren't here today, they help us do all of the badging and the engagement. Navigator, you'll hear from in a moment, doing the pathways and the platform side of things and the connecting into employer demand using AI. And you'll see that we finished our pilots in December 2020. We piloted in 2 places in the UK, and we're now in 7 places. So we've really grown very rapidly over the last 18 months. We don't want to grow too much more now. We actually just want to make sure we deliver and embed really deeply into the places we're with. We're not sort of going to double that next year or double that the year after that. There's 150-ish organizations working together and about 7,000 learners currently using our program. And what you'll find is that the flavor is very different in each place. So you'll have in Cambridgeshire, in Peterborough, which is actually an ESF funded project, looking at culture and well-being as really key sectors. And then you'll find somewhere like Southampton focusing on digital and maritime because of the strategic importance of those sectors there. So very adaptable to what the local place needs, and it must be reflective of the needs of the local place. That's enough from me. I'm just going to pass on to Tim now to talk about the platform and the exciting stuff that you can see. then we'll take some questions at the end. Over to you, Tim. Thank you, Lisa, and thanks for setting the scene there. And thank you to the organisers for the chance to share some lessons as a digital partner in Cities of Learning. And hopefully it will be useful for you today. I'm sorry we can't be face to face with you, which would be much nicer, but hopefully in the next year or two, we'll get that opportunity again. So I'm going to talk to you about creating pathways to opportunities in place. Just before I do,
our mission as an organization is quite simple, really. It's to connect individuals with learning and work opportunities using digital badges and labor market insights. We're particularly focused on individuals who are entering the workforce. We're ESF funded, as Lisa said, and those workers are particularly disadvantaged, the younger age having 50% having not even having a level two qualification. So we want to help them find alternative routes into employment. We're also focused on helping people who are disrupted by COVID or automation to be able to upskill and then get into another type of job. So we exist to help organizations use this technology, digital badges and labor market insights to build better pathways between learning and work. And so what I thought we could do today, just over the next few minutes, was just share one or two lessons that we've learned along the way with you. We can show you a little bit of the technology that we've built and we are testing. And we can just talk about how we might collaborate if you're interested in doing so. Every story has a beginning though, and our story started by asking learners how they wanted to discover learning in place. And as Lisa was saying, what we found out first of all is that people weren't aware of the opportunities that were available locally to them. And also that they weren't willing to travel too far to actually engage in learning face-to-face. Face-to-face learning was important, but they couldn't sort of discover it locally and see it locally. So we built a prototype app, and what it did is it basically put mapping data into digital badges so you can switch your mobile phone on and see the learning opportunities which are nearby. And that's good from an individual perspective because they can figure out if they can get there with public transport. It's also good from an educator perspective because it's promoting their learning offers in place. So that was the first thing, is that place is just really important to individuals, even with COVID now. And of course, we're seeing people return back to work. The second lesson I wanted to learn to share with you was around the importance of learning leading to real opportunities for people. So the two groups that we're working with are people who are not connected very well into the workforce. So people entering into the workforce with low skills and low qualifications, or people having to upskill. And one of the challenges that we came across, which made us sort of pivot our approach and change our approach, was that CVs, courses, and job descriptions all speak a different language when it comes to skills. So we went on the hunt and we searched for a skills language we could use that was a shared language across these three different domains. And so we use the MZ skills language. That's a common skills language, which comes from 2 billion crawling search results across job descriptions, CVs, and courses. And then on top of that, we've built a tool which helps course designers to paste their description into a tool. And then on the right-hand side, what you see is key terms that are used by employers. It's a dynamic database as well. So if a new skill or a new job comes along, the database just automatically updates. And that creates the building blocks for us to create more efficient pathways to learning work. And how that can work in practice, here's a story of Claire. She's 19 from Southampton. She's in low paid, low skilled work. She's working part-time at Primark, but then she was made redundant and went into the government furlough scheme. But in her spare time, she's been learning photography skills. And she's also been selling clothes on a platform called Depop. So if we take all of those skills tags together, which relates to that common skills language, what we can start to do is add all of those skills up and then help her navigate towards a job in a high growth industry, in e-commerce in this case. And e-commerce is a sector which is growing quickly. So we're really starting to sort of root our approach in helping her get to opportunities within labor market data locally. We've taken the same approach with the Open University, and this is for people who have no qualifications at all. And we started to build pathways from community learning using badges from Badge Nation. So from community cooking courses, for example, and then show them pathways that go towards Open University courses.
So this allows someone with no qualifications to go on a pathway, discover a short course from the Open University, which is really respected by employers and helps people get the confidence to be able to share their skills and unlock work opportunities. So they're the two things I really wanted to share with you today. First is that place is really important in discovering learning. And second is how important the shared data and the shared skills language is in connecting people to work. I think there's probably one more thing. If Cambridge City were here, who were funded by the ESF, they would be talking about the data that we're gathering, and we're gathering data about how effective each activity is for which person and why. So that's the other part, is the data insights which cities can get about which skills approaches are working and why they're working. And with that, I'll pause and hand back over to the host. Thank you for your presentation. Credo che siano emerse elementi centrali, il ruolo per esempio che possono avere i badge per coordinare e raccogliere, ma anche mi è molto interessato questa necessità di dover lavorare con linguaggi diversi e con modalità diverse con cui nei vari ambiti le competenze o alcuni aspetti sono definiti, e quindi una necessità di arrivare a modelli, a linguaggi anche condivisi. Ma qui soprattutto è come le Learning City sono state costruite e costituite. Su questo ci può dare anche un contributo Sandro Cacciamani, CEO Ex Machina Italia, che può raccontarci quali esperienze si stanno realizzando, stanno emergendo in Italia su questo piano, sulla possibilità di costruire queste strutture reticolari di formazioni che vanno a responsabilizzare, come hanno detto molto precisamente i due oratori che hanno preceduto, a responsabilizzare il soggetto in quanto tale, lo attivano in quanto tale e lo trasformano in un soggetto attivo anche rispetto alla propria organizzazione. Sandro, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, grazie, complimenti per questo bellissimo convegno, molto, molto stimolante. Io condivido alcune slide per seguire il ragionamento. Ok, ecco. Sì, Lisa, ecco, vedete, Lisa e Tim hanno raccontato in maniera molto esaustiva l'esperienza UK sulle Digital Learning Cities, che è avviata da alcuni anni con una diffusione veramente rapida e esponenziale, direi. Ecco, io vado un po' a raccogliere i loro spunti e i loro stimoli per capire a che punto siamo su questo stesso modello, ragionando attorno a questo stesso modello di Digital Learning City in Italia, e appunto un po' riprendendo alcuni concetti, riconnettendoli anche a quello che le regioni, in particolare la regione Friuli Venezia Giulia, ha già fatto e ha già sviluppato in termini di repertorio delle competenze, delle professioni, in modo tale che tutto il preziosissimo lavoro di normalizzazione e standardizzazione di questi descrittori di competenze, di profili, possa essere ulteriormente valorizzato adottando tecnologie digitali che facilitano la visualizzazione, la condivisione di questi concetti, di questi profili. Quindi l'idea della Learning City è che abbiamo parlato di ibridazione, di mix fra fisico e digitale, e di fatto l'idea della Learning City è proprio questo, della Learning Region è proprio questo, cioè la città, il territorio, lo spazio del territorio, lo spazio fisico del territorio diventa esso stesso un ecosistema per opportunità formative, cioè diventa un luogo all'interno del quale recuperare tutte le opportunità, individuare tutte le opportunità formative che i vari soggetti mettono a disposizione, raccordarle in percorsi trasversali che siano appunto che si muovano nel territorio ma anche nello spazio digitale,
e arrivino poi a fornire al discente, al cittadino in questo caso, un set di competenze certificate in qualche modo, riconosciute, rappresentate prima di tutto, ben rappresentate, ben visualizzate, messe in chiaro, in trasparenza e certificate secondo anche la normativa regionale, la normativa che il territorio prevede. Abbiamo Franco Micucci nel suo intervento ha richiamato il concetto di lifelong learning, l'apprendimento durante tutto l'arco della vita. Ecco, a me piace aggiungere, incrociare a questa dimensione, diciamo, temporale, di sviluppo temporale, anche la dimensione richiamata sempre da Franco della formazione in ambito formale, non formale e informale, che qualcuno, diciamo, in particolare Gartner aveva chiamato nelle sue analisi su questo tema delle digital credentials, aveva chiamato life-wide learning, quindi lo spazio della formazione nei vari ambiti che sono quello della formazione scolastica, accademica, scuola, università, ambito formale, diciamo, ma anche aziendale, laddove la formazione sia, diciamo, codificata, strutturata con un obiettivo e dei mezzi diciamo adatti, adeguati, anche estendendolo all'ambito del non formale e dell'informale, cioè le opportunità di apprendimento che avvengono e si collocano in tutte le attività della vita personale, anche della vita privata, nell'ambito delle associazioni, dell'associazionismo, del volontariato, delle esperienze, diciamo, di vita e delle esperienze sociali, in senso lato, di nuovo, nel contesto territoriale. Ecco, il percorso di un cittadino, di un discente, un cittadino nel suo spazio lifelong, life-wide, si muove lungo questo spazio, lungo queste due dimensioni e raccoglie nell'ambito del suo percorso dei punti e degli achievement, dei risultati che devono essere resi visibili, devono essere resi, diciamo, restituiti al cittadino come valore e anche valore individuale, ma anche valore sociale, in quanto rappresenta un'opportunità, ciascuno di questi punti rappresenta un punto di connessione con altre persone, con altre organizzazioni e anche un passo, un punto per raggiungere l'obiettivo successivo. Ecco che qui la tecnologia digitale viene in nostro soccorso, l'hanno già accennata nell'intervento precedente i colleghi UK, la tecnologia dei digital badge o open badges, che è un interessantissimo standard open source, un open standard ormai mondiale, diffuso dal 2011, di fatto con l'iniziativa iniziale di Mozilla Foundation e MacArthur Foundation, poi diffusa in ambito globale, sia a livello di higher education, università, a livello aziendale, a livello di organizzazioni civiche. Oggi questo standard digitale è gestito dal consorzio IMS Global, che è una istituzione, diciamo, che raccoglie tutti gli standard di interoperabilità fra delle piattaforme del cosiddetto EduTech, quindi tutte le piattaforme del mondo dell'apprendimento. I digital badge o gli open badge hanno una caratteristica molto interessante, perché coniugano una rappresentazione visuale, iconica, diciamo, di immediata percezione da parte, diciamo, degli individui, di noi, attraverso appunto l'immagine, il simbolo che rappresenta una competenza, un'esperienza, un risultato, e quindi è proprio, c'è un elemento visivo di immediata accessibilità, ma all'interno di questa immagine, di questo oggetto digitale che ha una parte visiva, all'interno di questo involucro digitale visivo esistono, sono strutturati dei dati. Quindi sono delle immagini ricche di dati, dati che rappresentano il contenuto di quel badge. Quindi chi è l'issuer del badge, qual è l'organizzazione, l'istituzione issuer che ha emesso quel badge, che lo ha messo in circolazione, qual è il learner, qual è la persona che lo ha ricevuto, quali sono le competenze che quel badge rappresenta in termini di sapere, saper fare, quali sono i criteri di assegnazione di quel badge, cioè a partire da quali
prove o verifiche o validazioni quel badge è stato assegnato al discente, allo studente, al cittadino, quali sono eventualmente gli alignment, cioè i collegamenti fra le competenze espresse in quel badge e standard rappresentazione di competenze nazionali o internazionali, per esempio il repertorio delle competenze regionali e delle qualifiche, eccetera. Tanti altri elementi informativi strutturati secondo uno standard, un modello, quindi un linguaggio, una grammatica, oserei dire, riconosciuta a livello planetario da tantissimi soggetti, pubblici, privati, istituzioni formative, e anche in Italia adottato da molte università già dal 2015, a partire dal 2015 quando questo standard è stato adottato dalle prime università e oggi diffuso in Italia anche in tante aziende private, anche di grandi dimensioni. L'idea della Learning City nel contesto di una regione italiana come la regione Friuli Venezia Giulia è molto interessante perché, come dicevo all'inizio, offre la possibilità di coniugare l'enorme lavoro di standardizzazione, di normalizzazione del repertorio delle competenze che la regione ha compiuto per il proprio ecosistema formativo, con tutti i formalismi relativi alle schede delle qualifiche professionali regionali, le schede che descrivono le situazioni tipo con le quali queste competenze possono essere valutate, misurate in un contesto ben definito, in ogni contesto. Quindi sono schede e elementi che consentono di effettuare un assessment, una prova, una verifica, un criterio, quindi, tornando al linguaggio degli open badge. Ecco che tutta questa questo profondo patrimonio di descrizione, di standardizzazione di competenze, qualifiche, situazioni tipo, aggregandole anche in profili professionali, ciò che la regione ha fatto può trovare una rappresentazione digitale estremamente efficace, estremamente veloce nella comunicazione sui digital media, sui social media, che è l'open badge. Quindi qui abbiamo diversi ruoli, abbiamo la regione che può essere svolgere il ruolo di issuer di open badge, cioè emettitore di badge, pubblicatore di badge, di competenze e di profili. Abbiamo i learners, ovviamente, che sono i cittadini che si muovono nel territorio, che utilizzano, fruiscono delle opportunità formative del territorio. Ci sono i learning provider, quindi gli enti di formazione del territorio, ma anche possono essere istituzioni formali, le università, le scuole, enti di formazione accreditati, aziende, soggetti diciamo riconosciuti, accreditati dalla rete formativa. E poi ci sono gli employer, le aziende che cercano profili professionali qualificati per aumentare la propria forza lavoro. E imprese e learning provider possono lavorare assieme per definire profili di interesse e costruire percorsi formativi. Ecco, questo l'ho già detto prima, questa è l'ultima, diciamo, la visione d'insieme di questo che vi sto dicendo, è un po' appunto l'idea della Learning Region Friuli Venezia Giulia, dove si possono collocare nel territorio le opportunità formative fornite dai vari enti di formazione del territorio, posizionate anche geograficamente, come ci ha fatto vedere Tim poc'anzi, e raccordare queste opportunità formative con dei percorsi, dei paths, no? Dei percorsi un po' come in una ideale metropolitana del sapere, no? La metropolitana della competenza, delle conoscenze che il territorio sviluppa, per cui i cittadini, attraversando le tappe, le stazioni di questa rete connettiva, fruiscono dei vari momenti formativi e al termine di ogni percorso, lo vedete qui a destra, ottengono un riconoscimento digitale sotto forma di digital badge, che a sua volta, come contenuto informativo, riporta ai profili professionali e alle competenze professionali, alle schede del repertorio regionale, che poi fa parte del repertorio nazionale, diciamo, al quale tutte le regioni si fanno riferimento.
Quindi otteniamo alla fine di questo percorso, di questa attivazione, otteniamo un insieme di, diciamo di riconoscimenti digitali forniti ai cittadini virtuosi che attraversano questi percorsi e rendono visibili sia le competenze dei cittadini, ma sia il patrimonio sociale di competenze che tutta la cittadinanza, tutto il territorio riesce ad esprimere e portare come valore per il territorio stesso e per le imprese che poi lavorano nel territorio. Ecco, concludo dicendo che in Italia abbiamo competenze e strumenti, parliamo ancora di competenze, in questo caso strumentali, abbiamo know-how per sviluppare piattaforme digitali a supporto di questa visione, abbiamo piattaforme di digital badge tutte italiane che possono essere utilizzate. Abbiamo piattaforme di e-learning, abbiamo sistemi digitali che connessi e integrati assieme possono mettere, diciamo, in opera questa visione e fornirla al territorio e alla regione come strumento. Grazie. Grazie a te per l'intervento, per la chiarezza con cui ci hai definito e descritto questo ecosistema. E richiamo la dottoressa Segatti perché dobbiamo dare avvio alla seconda parte, scusandoci un po' dei tempi un po' più lunghi del previsto. Sulla questione del digitale è chiaro alla maggioranza che rispetto a quali competenze servono al formatore, servono formatori, competenze didattiche. Questo emerge, più di quelle sul contenuto, più di quelle sulle tecnologie. Devono essere esperti di didattica. E sulla questione invece di che tipo di formazione ci sarà domani, quello che emerge è una formazione ibrida. Non è tanto, il problema non è tanto presenza, distanza o la modalità principale, ma la presenza del digitale sia nella presenza che nella distanza e l'aggregazione di questi elementi. Il 60% di voi appunto ha sottolineato come il digitale entrerà sempre di più anche nella presenza, quindi non è che il digitale è connesso all'online, il digitale è una filosofia, è un modo di pensare la formazione. Traccio molto velocemente i punti che sono emersi da questa prima parte e poi do la parola alla dottoressa Segatti. Il primo punto è proprio questo: il digitale è una logica, è una filosofia, è un modo di aggregare la conoscenza. Quindi non è un modo di erogare, è una cultura. Il secondo punto è che questo richiede un cambiamento forte di didattica, sull'organizzazione didattica. Ce l'ha ricordato Lisa Manzan, ma ce l'hanno ricordato anche gli altri oratori. Si tratta di vedere la formazione organizzata con formati differenti, con modalità differenti, per piccole pillole e con la capacità però da parte dell'organizzazione di costruire un filo rosso che le aggreghi. E qui mettiamo in evidenza il ruolo della risorsa umana. Cioè non è che la risorsa umana diventa la risorsa principale della società, del futuro della società della formazione. E quindi in questo senso il digitale non è che mette in discussione questo, anzi lo valorizza ancora di più, perché richiede al soggetto, al singolo, di diventare responsabile della propria formazione. Il concetto di responsabilità diventa fondamentale. Non è più garantito da qualcosa. Pensate semplicemente a un fatto. Nella vecchia impostazione didattica il concetto chiave era il curriculum. Oggi il curriculum lo costruisce il singolo, che aggrega con i badge i vari elementi, che sceglie, come ha detto Lisa Manzan, che sceglie i propri pillole di formazione. Quindi il curriculum è qualcosa che si costruisce uno quasi come un vestito su se stesso. Ma questo aumenta molto la responsabilità del singolo. Sulla questione della risorsa umana, ricordiamo che oggi una delle difficoltà grosse che incontrano molte aziende è reperire personale formato di qualità. Io sento moltissimi industriali, moltissimi piccoli anche artigiani che trovano difficoltà a reperire risorse di qualità e aggiornate sulle nuove questioni. Quindi capite che
è un problema questo che va a toccare profondamente la nostra realtà. E il singolo diventa responsabile del proprio percorso. I digital badge vanno a costruire questo filo rosso. Salta il curriculum, ognuno deve costruirsi e documenta cosa? Documenta i piccoli passi che fa. E poi sta a lui dimostrare come con questi piccoli passi ha costruito una figura e ha costruito quelle competenze che poi sono necessarie nella realtà che ci circonda. E arriviamo al punto centrale, che è quello dell'ecosistema formativo. Ci può essere però un ecosistema formativo solo se ci sono tanti attori. E questo il Friuli se lo può permettere perché a livello di scuola, a livello di università, a livello di formazione in servizio, ha dimostrato di avere delle punte d'eccellenza e una qualità. Ne parlava prima anche del repertorio. Il repertorio del Friuli è stato il repertorio che è stato adottato a livello nazionale, è una risorsa. Allora possiamo parlare di ecosistema perché ci abbiamo tanti attori, ma io credo che dobbiamo parlare di ecosistema anche per un altro punto. In questo mondo dobbiamo superare i limiti della vecchia formazione, i limiti di una scuola che vede se stessa al centro, di un'università che pensa, che guarda verso di sé, non guarda verso il mondo. Pensare all'ecosistema significa avere una visione aperta della formazione, significa avere una prospettiva che è quella che ci ricordava il professore del Polimi, in cui la terza missione non è tanto un'attività residuale, ma è un modo per costruire conoscenza insieme. Ecco dunque questa centralità dell'ecosistema e a questo punto la centralità di un attore pubblico che sappia essere alla base di questo ecosistema. Non tanto perché fornisce formazione, ma perché costruisce questa rete, questo ecosistema che permette di valorizzare le risorse interne da un lato, ma permette anche di valorizzare la responsabilità del singolo di scegliere, decidere e organizzare un proprio percorso formativo. Mi fermo qui anche perché non vorrei essere più lungo dato i tempi e do a te la parola, Kat. Grazie, grazie. Io aprirei subito la seconda parte, che è la parte della tavola rotonda, dove assieme a me parleranno Rémy Darros, che è il direttore della progettazione formativa di IAL, Carlo Tasso, che è professore del laboratorio di intelligenza artificiale dell'Università degli Studi di Udine, e Oriana Koch, che è CEO del gruppo Pragma. Direi che gli attori ci sono, enti di formazione, l'università e l'impresa. Prima però vorrei fare una piccola introduzione io, riportando quello che è stato il tema iniziale, comunque un filo conduttore. Abbiamo parlato di ibridazione, ma tante volte abbiamo parlato di learning city, di learning region. E nella mia presentazione provo a condividere, se ce la faccio. Nella mia presentazione vorrei riprendere proprio questo concetto che per me è fondamentale di Learning Region, che un po' è l'interpretazione che la regione Friuli Venezia Giulia dà del concetto di apprendimento e di formazione. Innanzitutto quello che noi pensiamo è che l'apprendimento non è un fatto individuale, ma è, come dire, è un fatto che è un patrimonio di una comunità di cittadini, e quindi l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita appartiene non al singolo soggetto, ma alla comunità regionale. E in questo richiamo anche quello che hai detto tu, il ruolo dell'istituzione, della pubblica amministrazione, che è quello di aggregare, ma anche di essere capace di capire, di comprendere, di orientare questi cambiamenti, sempre ponendo al centro della sua azione il cittadino singolo e il cittadino come comunità. Quindi il Fondo Sociale Europeo, che è stato più volte citato, è quasi strumentale, insomma non è posto al centro, ma diventa un elemento fondamentale per l'attuazione di questo concetto di Learning Region. Io vorrei solo brevemente ricordare la visione, diciamo, di Learning Region,
che noi l'abbiamo inserita in un documento che è stato approvato nel 2020, perché è importante anche scriverlo, diciamo, in atti formali, ed è proprio un documento che noi abbiamo approvato in funzione di quello che sarebbe stato poi il processo di costruzione del fondo, della, diciamo, del nostro programma regionale del Fondo Sociale Europeo del prossimo settennio. La visione che noi appunto vogliamo esprimere è che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita di qualità deve essere funzionale a rispondere, diciamo, ai bisogni del futuro, deve essere realizzato in maniera diffusa, quindi, diciamo, deve essere un patrimonio di tutti, deve avvenire in contesti formali e non formali e deve aiutare le persone a generare delle esperienze trasformative. Perché solo attraverso queste esperienze trasformative l'individuo può mettere in atto conoscenze e competenze che consentono di interagire in questo mondo che è caratterizzato da una complessità e da un cambiamento esponenziale. Dal concetto di Learning Region, noi abbiamo, da questa visione, noi abbiamo definito sostanzialmente tre priorità, che poi, come dire, si sono correlate alle misure che stiamo definendo all'interno del nuovo Fondo Sociale Europeo, che ha anche una dotazione finanziaria notevole, quindi anche il fatto di avere risorse finanziarie ci consentirà di attuare degli strumenti, di mettere in atto delle azioni che potranno realizzare questi obiettivi. Quindi una delle nostre priorità è quello di lavorare proprio sulle competenze, quindi sviluppare le competenze, creare migliori opportunità di studio e di formazione rispetto alle inclinazioni e alle aspirazioni sia dei giovani e degli adulti, e quello di rafforzare le competenze per lo sviluppo dei settori trainanti dell'economia del Friuli Venezia Giulia, compresa anche l'economia sociale, è quello di lavorare, diciamo, sulla formazione come fattore fondante per l'inclusione delle persone, soprattutto quelle che si trovano a maggior rischio di esclusione, e quindi, diciamo, la formazione diventa per loro anche una migliore opportunità di inserimento lavorativo. In questo, quindi, vedete che abbiamo definito le priorità, cioè partendo proprio da questa visione di Learning Region e da queste priorità. Anche il Fondo Sociale Europeo ha seguito, insomma, segue queste direttrici, e quindi le priorità del Fondo Sociale Europeo, che sono quello dell'istruzione, della formazione, dei giovani, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, si rispecchiano, diciamo, rispetto alle priorità della Learning Region. Rispetto a questo programma che è in fase di definizione, io vorrei ricordare questa grande misura, che in realtà è un piano integrato di più misure che verrà attuato attraverso il Fondo Sociale Europeo, che apprendiamo e lavoriamo in FVG, che è un piano per l'apprendimento permanente degli adulti, e che quindi accompagna le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'inclusione per i prossimi 7 anni. È una misura talmente importante, quindi la formazione è talmente per noi importante, che copre quasi il 75% di tutta la dotazione finanziaria del programma. Ha una estensione ampia, quindi in termini di aree, diciamo, di intervento, quindi è finalizzato alla formazione per la crescita della persona, ma la formazione anche per l'occupazione, per aumentare l'occupabilità, e la formazione per favorire un percorso di inclusione. Amplia anche il target dei destinatari rispetto alle precedenti misure integrate, quindi non più pensando solo al target dei disoccupati, ma proprio alla cittadinanza intera, quindi anche superando l'aspetto dell'età, perché lavoreremo anche sul tema del digital divide che prima è stato accennato, ed è una misura che affronta le sfide della transizione verde e della transizione digitale.
Questo è un po' diciamo, la rappresentazione di come noi vogliamo incidere, diciamo, sulla formazione. Siamo convinti, e questo poi è stato anche ribadito negli interventi, che la formazione determina, incide su un cambiamento di un territorio. E quindi come pubblica amministrazione noi in qualche modo dobbiamo creare attraverso la formazione delle basi solide per costruire una comunità che ha nel suo DNA il fatto che diciamo, vuole apprendere. Abbiamo quindi bisogno di strumenti flessibili, e quello che, diciamo, che è stato detto oggi lo dimostra come questo sia possibile attraverso il digitale, ma abbiamo bisogno anche di saper comunicare questi aspetti ai cittadini. Quindi di renderli consapevoli e, diciamo, creare in loro una volontà di apprendere. E quindi anche il tema dell'orientamento è molto importante ed è stato anche accennato prima. Quindi se volessimo rappresentare rispetto al filo conduttore, il filo rosso di oggi, la nostra regione può diventare una learning region proprio attraverso l'ibridazione digitale con tutte le sue implicazioni che sono state oggi rappresentate, che io ho riportato, che poi tra l'altro questi aspetti sono stati toccati prima nel primo intervento di Amicucci, ma poi anche da tutti gli altri. Quindi questi un po' sono i temi che noi vogliamo gestire attraverso il Fondo Sociale Europeo per definire una nostra learning region. Quindi queste modalità di apprendimento ibrido, questi nuovi modelli di apprendimento, quindi abbiamo parlato di queste microcredenziali, di queste piccole competenze, le pillole formative, ma che significa anche lavorare con modelli che siano più accattivanti, diciamo, di apprendimento. Prima è stato detto dell'importanza dell'apprendimento tra il formale, non formale e l'informale, come si mixano, il ruolo del docente, che sarà sempre meno docente e sempre più una persona che accompagna le persone nel percorso di apprendimento. E anche ci poniamo il tema dei nostri enti di formazione, come anche loro, diciamo, cambieranno il loro ruolo, le loro attività in un nuovo contesto formativo. E poi ovviamente anche in una logica di attività laboratoriali, pensiamo che anche gli spazi, i laboratori, gli spazi di apprendimento devono in qualche modo acquisire queste nuove dimensioni temporali e spaziali. Quindi l'utilizzo delle tecnologie sicuramente introduce delle innovazioni anche sotto questo punto di vista. Io, ecco, ho toccato insomma brevemente perché vorrei che questa parte costituisse un po' stimolo poi degli interventi dei successivi relatori e quindi chiederei appunto di togliere la condivisione per far vedere le immagini dei nostri relatori. Io passerei subito la parola a Remy e ponendo la domanda, che poi è la prima domanda, che poi è la domanda che faccio a tutti gli altri, cioè chiedere com'è la tua realtà rispetto alla formazione e come è proiettata verso il futuro. Quindi Remy, Grazie passo Ketty, a te la parola, grazie. grazie Ketty anche dell'invito. Beh, sì, più che parlare dell'Oial, l'Oial da anni fa innovazione, anche innovazione nell'e-learning. Mi viene in mente un progetto che ho coordinato nel 2003 che vedeva tre aule di imprenditori su tre distretti friulani, sedi a Manzano, Mobile Buniera e Coltello, Magnago. Tre aule collegate via satellitare con l'Università di Padova e con un sistema di telefonia privata che poteva interagire all'interno della sala regie con tutte e tre le aule. Giusto per dire una cosa
che ha fatto L'Oréal anche ultimamente, nel 2019, prima quindi della pandemia, un progetto che è stato progettato in Viale è quello degli FTS, del Digital Learning Designer, per esempio. Però non voglio parlare tanto di quello che ha fatto L'Oréal, quanto, condivido un attimo le mie slide, quanto di quello che stiamo facendo come sistema formativo. E parto da due raccomandazioni che sono appena state presentate dal Consiglio lo scorso mese di dicembre. Uno è quello relativo alle micro-credential. Le micro-credential sono la registrazione dei risultati di apprendimento che un discente ha acquisito con un piccolo volume di apprendimento, piccolo corso quindi, valutati in base a criteri trasparenti e chiaramente definiti, per esempio da un ente titolare come può essere la regione, progettare per fornire competenze, quindi agganciati al linguaggio delle competenze, e che possono essere indipendenti oppure combinati in qualificazioni. Chiaramente la qualificazione diventa invece il titolo. L'altra proposta di raccomandazione è quella invece sulla conti individuali di apprendimento. L'obiettivo è quello di sostenere gli adulti in età lavorativa, nell'accesso alla formazione, indipendentemente da quello che sia il loro status, aumentando gli incentivi e le motivazioni delle persone nell'accesso alla formazione. Ora, questo la raccomandazione chiede agli Stati membri di istituire conti individuali di apprendimento e fornendo un quadro di sostegno che includa opportunità di orientamento e di convalida dell'apprendimento. Ora, quando io ho letto lo scorso mese di dicembre queste due proposte, mi è venuto in mente immediatamente le cose che stiamo facendo. Io coordino un gruppo tecnico, che è il gruppo tecnico in regione, che fa l'aggiornamento del repertorio regionale delle qualificazioni. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare anche pubblicamente Filippo Chiabai di ENAIP, Enzo Forner di IRES e Carlo Biri di Civifon, che con me coordinano questo lavoro ogni anno di aggiornamento del repertorio regionale. Ecco, quest'anno su richiesta anche della Regione abbiamo avviato il lavoro già lo scorso mese di giugno, lavorando con dei focus con i cluster produttivi e con le strutture tecniche regionali, come può essere Promoturismo piuttosto che ARPA. Ci siamo focalizzati un po' su quello che era la S3, abbiamo sviluppato circa una quarantina di competenze nuove di livello almeno quinto o sesto EQF. E in questa fase si stanno costituendo le nuove ATS che gestiranno il programma Piazza Gol, di cui faceva appunto riferimento Chetti, e andremo a costruire dei prototipi formativi costruiti su delle mappe formative orientative. Ecco, le mappe avranno più o meno questo esempio. Questo qui, per esempio, è una mappa costruita con ARPA. Ogni mattoncino sono dei brevi corsi di formazione collegati tra di loro. Ogni mattoncino potrebbe dare una micro credential, ma quando tu hai fatto un percorso completo, arrivi magari in cima per fare il corso sull'applicazione dello strumento di qualità ambientale, Carbon Footprint, ecco lì c'è la nuova competenza che è stata sviluppata e sulla quale magari puoi avere la qualificazione, che diventa, se vogliamo, una certificazione. Un altro esempio con Promoturismo, una mappa di corsi che dal prossimo settembre sono strutturati nei livelli Entry, Work e Professional, e quindi le persone possono costruirsi il percorso. Ecco l'importanza dell'orientamento, ecco il fatto di rendere le persone consapevoli e autonome nel costruirsi il proprio apprendimento. Ecco, su questo è un lavoro secondo me molto stimolante e va tutto già nella direzione di cui abbiamo parlato oggi. Se penso soprattutto alla presentazione di UK assieme a Sandro Cacciamani, il disegno c'è ed è pronto. Ecco,
come si cala tutto questo però nell'ibridazione digitale? Cioè come questa cosa la portiamo anche verso il mondo dell'e-learning? Ma io parto con questa citazione: la mente che si apre a una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente. Ecco, l'auspicio è che per questo catalogo di upskilling, ma anche per gli altri che saranno presenti in Piazza Gol, venga, non che rimanga, ma addirittura che venga potenziata la possibilità di fare il learning. Tra l'altro è stata anche, in molti casi, anche apprezzata. Oggi parliamo di ibridazione digitale. Ecco, ricordiamoci sempre però che apprendere significa trasformare informazione in conoscenza. E questo il digitale lo può fare molto bene. Ecco, la sfida per noi della formazione professionale è passare dal blended learning all'hybrid learning. Quindi passare da un mondo in cui abbiamo progettato in questi ultimi 2-3 anni le singole attività, il sincrono, il laboratorio, ecco, passarla invece in un mondo in cui contemporaneamente ci può essere compenetrazione tra tutti questi canali. Ecco, dobbiamo combinare la parte migliore dell'apprendimento che sappiamo fare in presenza con ciò che stiamo imparando anche a fare in sincrono e in asincrono. Ecco, l'obiettivo secondo me del sistema formativo è quello di creare esperienze di apprendimento coinvolgenti, perché in questo modo l'apprendimento rimane. Ecco, la sfida è molto stimolante, soprattutto per me, come da tanti anni sto lavorando nella progettazione formativa. Grazie. Grazie Remy. Noi abbiamo parlato un po' per acronimi, GOL, Piazza. Quindi Piazza sarà, diciamo, il futuro programma che ha sostituito il precedente per la formazione, che è finalizzata appunto parte all'occupabilità, ma che con Piazza noi le estenderemo anche alle persone occupate. Quindi questo discorso che tu hai introdotto di queste mappe concettuali, di questi conti individuali di apprendimento, li applicheremo già con questa, quindi partiremo tra pochi mesi. Abbiamo parlato molto adesso di contenuti formativi e io ritornerei alle tecnologie. Quindi, professor Tasso, lei che è professore del laboratorio di intelligenza artificiale, ritornando quindi alla domanda com'è, cosa c'è nella sua realtà, come si proietta a futuro rispetto al tema dell'ibridazione digitale che stiamo affrontando oggi? Bene, grazie innanzitutto per avermi invitato. Io sono dell'Università di Udine, però in realtà l'ambiente a cui mi riferirò è il Laboratorio di Intelligenza Artificiale, che ho fondato ancora tanti anni fa, iniziando a lavorare su alcune tematiche. Quindi vi vorrei chiarire un po' quali sono stati le direzioni e qual è stato lo sviluppo, per poi proiettare queste esperienze, competenze, opportunità, eccetera, e rispondere alla domanda. La domanda, in fin dei conti, è: l'intelligenza artificiale è un'opportunità, può fare qualcosa di utile in più nei confronti di una formazione svolta con strumenti digitali, perché di quello parlerò, e in particolare questa nuova visione che c'è della formazione e della learning region in particolare. La nostra esperienza nel laboratorio di intelligenza artificiale dell'Università di Udine, direi, potrebbe essere incanalata con estrema sintesi su 3 direzioni di lavoro, su 3 tematiche. In realtà l'intelligenza artificiale copre moltissimi aspetti. Noi abbiamo lavorato fin dall'inizio, vi sto parlando del 1980-82, nell'area della elaborazione del linguaggio naturale, no? Cercando di superare quello che si capiva essere l'approccio tipico del digitale di elaborare il linguaggio, quindi cercando di andare verso la comprensione della semantica dei testi, l'estrazione di informazioni
generazione automatica da testi, la personalizzazione, concetto di cui abbiamo sentito parlare oggi, e che si è poi tradotta, così questi aspetti si sono anche concretizzati nella costruzione di sistemi di raccomandazione adattativi di contenuti testuali, no? Ecco, questa è la prima direzione. La seconda direzione è stata quella di cercare di costruire i sistemi basati su una rappresentazione esplicita della conoscenza umana, quindi quelli che venivano chiamati i knowledge-based system o sistemi esperti, dove si tenta di costruire un sistema digitale che simula, emula il ragionamento umano e le sue capacità di problem solving. Negli ultimi, diciamo, 15 anni, anche se noi abbiamo iniziato a sperimentare queste tecniche già alla fine degli anni 80, è entrata un altro filone di tecniche, sono entrate, che sono poi attualmente quelle che tipicamente si hanno in mente quando si parla di intelligenza artificiale. Mi riferisco al settore dell'apprendimento automatico e le ultime tecniche sono quelle denominate tecniche di deep learning, di apprendimento profondo. Ecco, non è che noi abbiamo cambiato i nostri settori, abbiamo continuato a lavorare anche in questi ultimi 15-20 anni nel campo della natural language processing, dell'elaborazione del linguaggio naturale, però in effetti abbiamo utilizzato queste nuove tecniche per fare meglio e di più sempre in quell'area, quindi costruire, diciamo, dei sistemi che capiscono di cosa tratta un documento, che sono in grado di fare, diciamo, domanda e risposta su argomenti specifici, essendo stati in grado di elaborare grandi masse di date testuali e quindi riuscire poi a sintetizzare, a distillare della conoscenza per chi vuole in qualche modo capire di cosa parlano, avere delle sintesi su quello che descrivono questi documenti, no? Ecco, questo è un po' quello che noi abbiamo fatto e stiamo facendo adesso. Allora, a questo punto la domanda, qual è il contributo che queste tecniche possono dare? Allora, la mia visione qui è quella di immaginare che in una learning region, in qualche modo, tutti gli erogatori di formazione condividono e in qualche modo aggregano le loro risorse, no? Per cui in qualche modo la visione è di un grande, diciamo, repository di conoscenza, di learning object, di materiali didattici, tra parentesi un repository che cresce in continuazione, perché sappiamo quanto in questa società dell'informazione l'informazione si aggiunga continuamente, non solo informazione, diciamo, giornalistica, ma anche informazione relativa alle esperienze in campo didattico, in campo formativo, in campo lavorativo, in campo della ricerca. Ecco, allora l'idea è che per accedere a queste grandi masse di informazione si può pensare di utilizzare proprio le tecniche di cui parlavo prima, tecniche di filtraggio semantico, tecniche di taggatura automatica per classificare i documenti e in qualche modo diciamo facilitarne la loro reperibilità, no? Ma anche tecniche di filtraggio personalizzato, cioè la costruzione di profili degli interessi e delle caratteristiche dei singoli studenti, utenti, per associare, per proporre, per raccomandare contenuti che siano adatti alla loro situazione individuale, no? Ecco, questi sono un po' gli strumenti. Allora vorrei giusto, e questa è la mia ultima slide, cercare di mettere in relazione questi strumenti con quello che può essere il processo di formazione e prendo, diciamo, tre visioni, tre prospettive. La prima è quella dello studente. Quindi lo studente con questi strumenti a cosa può aspirare? Beh,
un insegnamento più individualizzato sostanzialmente, cioè noi possiamo con questi strumenti analizzare il comportamento dello studente, classificarlo, magari classificarlo in categorie che ci aiutano anche a capire lo stato in cui lui è, ma ci aiutano anche a selezionare azioni per lui in modo personalizzato, a proporre contenuti, a fornire strumenti di autovalutazione. Ecco, questa è la visione dello studente. Il sistema di e-learning, cioè il sistema che fornisce questi strumenti, può adattarsi anche in altri modi, quindi per esempio può adattarsi allo stile di apprendimento del singolo studente, può costruire percorsi personalizzati e una cosa, grazie proprio agli strumenti di machine learning, può monitorare il comportamento e predire anche un andamento, magari verso una situazione di criticità, verso una situazione di impasse o di abbandono. Ecco, questo dovrebbe migliorare il processo di apprendimento dello studente, diminuire il disorientamento, diminuire il carico cognitivo, aumentare la motivazione, il divertimento, l'interesse, rendere il processo più efficace e più efficiente. E infine il supporto verso, diciamo così, l'insegnante, no? L'insegnante che si ritrova in un mondo diverso, il formatore che in qualche modo ha degli strumenti per riuscire a capire i problemi e quindi magari per somministrare in maniera anticipata dei rimedi per i singoli studenti, andando a valutare puntualmente i livelli di conoscenza di ciascuno, adattando, consigliando, no? E quindi portando facendo assumere al formatore un nuovo ruolo, quello che direi potrebbe essere il ruolo di un consulente personale che va caso per caso ad aiutare a fornire degli strumenti. Ecco. E quindi in definitiva per il docente riuscire a gestire in maniera migliore questo suo processo formativo. Ecco, questa è un po' la visione, gli strumenti che io vedo certamente utili in un futuro della formazione. Ecco. E direi che mi fermo qui, perché rischio di andare oltre con i tempi. Grazie, grazie professor Tasso. Grazie veramente per gli stimoli. Poi riconducono, cioè, vista dal punto di vista delle tecnologie, però riconducono sempre gli stessi temi, la personalizzazione, l'apprendimento individuale, il ruolo del docente, come, no? Cioè sono tutti temi che, come dire, si ripetono, si uniscono, anche se visti da punti di vista diversi, in questo caso suo delle tecnologie, dell'intelligenza artificiale. Sempre parlando di personalizzazione della formazione, io passerei la parola a Oriana Koch del gruppo Pragma, e sempre con la stessa domanda, quindi cosa fa la sua realtà e come è proiettata rispetto al tema dell'ibridazione digitale? Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti, vi ringrazio di questo invito e soprattutto perché è stato comunque un'occasione anche di ascoltare degli interventi molto utili. Allora, la nostra realtà, noi siamo una, diciamo, credo, spero che si veda, noi siamo una piccola azienda, diciamo, per rimanere in tema, ibridamente digitale. Cioè nasciamo ormai 26 anni fa e sostanzialmente abbiamo passato un periodo, diciamo così, diversi periodi in cui abbiamo cambiato pelle, no? Ci siamo ritrovati a ripensarci e soprattutto a mettere insieme anche, diciamo, culture e competenze diverse. Infatti la nostra realtà, appunto, l'ho definita ibridamente digitale perché le nostre persone hanno competenze da una parte umanistiche e dall'altra parte competenze di tipo tecnologico, no? Quindi hanno competenze diverse da questo punto di vista.
Noi ci occupiamo sostanzialmente di programmi e progetti, diciamo, di formazione e di comunicazione che sono finalizzati appunto ad aiutare a supportare le persone nei processi e le aziende, quindi nei processi di apprendimento. In questo contesto siamo molto ben radicati in questo territorio, nel territorio della nostra regione, perché facciamo parte di quell'ecosistema fantastico che è l'ecosistema della scienza e della tecnologia, quindi nel mondo scientifico di principalmente Trieste, ma non solo, visto che diciamo, da qualche anno abbiamo fatto rete anche con tutti gli altri poli tecnologici scientifici della regione. Siamo basati in area Science Park. Siamo arrivati qui aprendo un laboratorio di ricerca e sviluppo. Mi ricollego un po' ai temi del professor Tasso, perché parlando appunto di agenti conversazionali, di cui lavorando quindi sul linguaggio naturale applicato ai temi del learning, quindi dell'apprendimento, e poi ci siamo evoluti, diciamo così, siamo cresciuti e da circa 5-6 anni ci siamo focalizzati sul tema della personalizzazione. Personalizzazione perché, da dove, come l'abbiamo interpretato questo tema? Perché sostanzialmente abbiamo messo al centro, come normalmente accade nei processi di formazione, la persona, no? Quindi la persona in tutte le sue caratteristiche. Quindi abbiamo voluto un po' pensare e utilizzare questo approccio, questo modello, cercando di andare oltre quello che normalmente le tecnologie, almeno a quel tempo, offrivano come possibilità, perché i Learning Management System erano nati, cioè gli LMS erano nati come diciamo, piattaforme di distribuzione di contenuti, no? In cui comunque le persone fruivano dei contenuti in maniera, cioè modalità broadcasting, cioè c'era un ente emittente che pubblicava e gli utenti, gli allievi che fruiscono di questi corsi. Allora abbiamo voluto ribaltare un po' questo concetto, tant'è che appunto gli LMS nascono cioè centrato sul contenuto, no? Cioè il corso è il focus da cui parte tutto. Quindi abbiamo voluto ribaltarlo, come dicevo, mettendo al centro la persona, quindi abbiamo creato un ecosistema di tecnologie proprietarie in cui abbiamo cercato di mettere al centro la persona costruendo un modello basato su quattro pilastri principali. E questi quattro pilastri che poi possono essere interpretati, declinati per qualsiasi tipo, diciamo così, di processo di apprendimento, no? Che sia finalizzato al learning in senso stretto, finalizzato all'addestramento, al training, finalizzato al coaching, quindi a quel processo di coaching che avviene, che ha un obiettivo diverso dal learning, o al mentoring o addirittura al counseling. Quindi un ecosistema digitale di formazione che possa essere utilizzato in contesti diversi. Sui quattro pilastri, è fondato su quattro pilastri. Il primo pilastro è il pilastro appunto della scelta della persona, che fa la persona sui traguardi, sugli obiettivi di più che di apprendimento, di cambiamento che vuole agire, ovviamente in funzione del contesto in cui si trova, no? Learning, coaching, eccetera. Quindi la scelta degli obiettivi che può essere, diciamo, funzionale anche al contesto in cui vive, no? Quindi questa scelta a livello tecnologico è guidata da degli algoritmi che sono personalizzabili, quindi in funzione del contesto vengono implementate delle tassonomie di competenze, capacità e comportamenti che vanno poi a guidare la scelta, appunto, l'individuazione degli specifici obiettivi. Il secondo pilastro sono i contenuti, cioè le cosiddette palestre, cioè delle esperienze, delle occasioni di sperimentazione, di fruizione, più o meno, che possono essere di diversi tipi, più o meno, abbiamo parlato prima, esperienziali, più o meno ingaggianti, sincrone o asincrone, individuali o di gruppo, cioè tutte quegli eventi formativi di apprendimento che possono aiutare l'allenamento di determinati comportamenti e quindi capacità.
Il terzo pilastro che abbiamo introdotto è il pilastro del feedback. Perché il feedback in che senso? Cioè, che rappresenta tutte quelle attività, quei processi in cui io raggiungo, ottengo dei feedback, posso richiedere, ottenere dei feedback da persone che, ad esempio, stanno facendo il percorso insieme a me o da colleghi che non stanno facendo il percorso insieme a me, ma che vedono come io agisco determinati comportamenti, oppure dal mio capo, oppure in un contesto più scolastico, educativo, potrebbe essere dal mio insegnante, dal mio docente. Il quarto pilastro è rappresentato dalla vicinanza, che è l'aspetto fondamentale, cioè come anche gli altri quattro sono fondanti, ma diciamo la vicinanza rappresenta quel quid in più, perché è l'aspetto che prevede proprio la vicinanza di un coach o di, come citavamo prima, si diceva prima, di un docente che è anche coach, quindi cioè, che introduce appunto anche questo nuovo ruolo, questa nuova modalità di essere docente oggi. Quindi in questa nostra esperienza abbiamo appunto cercato di creare delle modalità di formazione personalizzate e centrate sulla singola persona o su gruppi di persone, no? Perché anche prevedendo appunto una classe e un gruppo in formazione, quindi prevedendo anche quel tipologia di esperienza e soprattutto che utilizza, cito qui anche alcuni esempi proposti dal professor Tasso, alcuni sistemi di intelligenza artificiale e di raccomandazione che possono essere utilizzati sia dagli studenti, dagli allievi, ma anche che fanno da supporto alla professione di insegnante o di coach o di, diciamo così, di chi guida anche facilita nel processo di apprendimento. Il futuro, per rispondere alla seconda parte della domanda molto rapidamente, il futuro che noi intravediamo e che lo vediamo già sulle nostre spalle, perché il tema di trovare appunto le persone con le competenze giuste oggi è un tema molto sentito, soprattutto appunto anche da aziende piccole che magari non riescono ad accedere a determinati canali. Il tema del futuro, secondo me, è un tema che sarà legato sempre di più all'adattabilità, no? Cioè ad avere un mindset da parte delle persone che sia sempre più adattabile, no? E quindi ecco che un lifelong learning e soprattutto una learning region che permetta anche di mettere insieme, appunto, come dicevamo, questi soggetti di diversa natura che mettono insieme non soltanto contenuti, ma anche esperienze, tecnologie, diciamo che creano reti in questo senso, possono contribuire a sviluppare le competenze dei cittadini e delle cittadine della nostra regione. Mi fermo. Grazie. Grazie. Grazie anche di questo contributo. Siamo un po' tardi e mi dispiace perché è molto, molto interessante questo convegno. Io faccio una seconda domanda a tutti perché un po' con l'approccio di strategic foresight ci siamo proiettati nel futuro, torniamo un po' nel presente e cominciamo a costruire questo futuro. Partendo da questa visione di learning region, quindi quello che chiedo a voi, ma proprio in due parole, quindi un minuto a testa, 2 minuti a testa, quali sono i prossimi passi, anche piccoli, che possiamo fare assieme? Remi. Allora, riprendo anche una cosa che ha detto il professor Tasso, no? Lui ha parlato di repository. Allora, rispetto a quello che vi ho presentato io anche, perché non utilizzare un sistema esperto che appunto indicizza risorse presenti in rete e le indicizza su cosa? Usa l'indicizzazione del repertorio. Che è la guida per la regione nell'erogare la formazione. Questo è già per esempio un esempio da mettere in pista. Penso ai nostri giovani della prima formazione, per esempio, no? Sono tutti tecnologicamente evoluti e soprattutto con lo smartphone, però, non tanto col PC. Allora, perché non pensare a veicolare, per esempio, pillole sulla gestione delle attrezzature,
in un'ottica di sicurezza, in modo che possano portarsele anche in impresa mentre stanno facendo lo stage e possono ripassare in mezzo minuto, no, come si gestisce una manutenzione di un'attrezzatura, ad esempio. Oppure penso alle mappe che ho fatto vedere prima, no? Anche qua ritorna il concetto del professor Tasso sull'adaptive learning, ma anche Oriana ne ha citato, strumenti che possono aiutare un po' la persona a scegliere il proprio percorso. Cioè, immaginiamo che probabilmente da settembre avremo centinaia di corsi a disposizione, ma le persone rischiano di perdersi, rischiano di non capire l'importanza, rischiano di non capire la possibilità che hanno di costruirsi un percorso lifelong learning. Ecco, tre cose dette così al volo. Grazie. Professor Tasso? Anch'io al volo, cioè riprendo questa idea del repository, no? Perché è il problema dell'information overload, no? Ok, avere, diciamo, un'ontologia e questo quadro di riferimento con cui classificare, ma si può anche pensare di invertire la cosa, cioè partire dai dati, analizzarli per usare tecniche di clusterizzazione unsupervised, dico due cose tecniche, ma che ci fanno scovare magari quello che una ontologia preconfezionata non ci fa vedere. E poi ho apprezzato la presentazione di Pragma, anche lì forse invertiamo la cosa, da personalizzabile andiamo a da adattabile andiamo a adattativo, quindi perché non osservando il comportamento di chi impara proviamo a costruire dei sistemi che adattano il sistema alla persona, no? E poi combiniamo le due cose. Ecco, secondo me l'idea potrebbe essere quella di fare dei singoli esperimenti in collaborazione tra noi dell'università, tra gli enti formativi, le società che anche vivono sul mercato, e fare dei pilota per aggiungere, no, quel delta di innovazione interessante al progetto più generale. Grazie. Oriana, Koch? Sì, ovviamente sposo quello che hanno detto i colleghi adesso completamente, sia quello che ha detto Remy che il professor Tasso, e volevo aggiungere due concetti secondo me importanti. Il primo, mi ricollego anche a quello che aveva detto l'assessore Rosolin quando parlava di connessione al territorio, perché secondo me è un aspetto fondamentale, è una connessione al territorio e con il territorio, perché noi abbiamo comunque un territorio molto, diciamo, piccolo, non siamo tantissimi, ma comunque molto frammentato. Cioè, si scopre ogni giorno che esiste qualche realtà, cioè, a Udine abbiamo un'azienda leader al mondo sul tema del metaverso e del cripto adesso, cioè, che pochissimi di noi lo sanno. Quindi secondo me l'aspetto proprio anche di sapere e conoscere quello che fa il territorio per metterci insieme è un aspetto importante. Il secondo tema è il tema della comunicazione, cioè come arrivare alle persone, perché spesso e volentieri questi temi rimangono nelle nostre bolle, no? Nelle bolle che noi frequentiamo, nei convegni che frequentiamo, e non arrivano magari ai ragazzi che finiscono le superiori e che hanno l'esigenza, o l'università, e che hanno l'esigenza di andare in determinati sul mercato entrare nel mercato del lavoro, o anche chi si deve riqualificare essendo già un lavoratore, no? Perché comunque tanti lavori stanno cambiando, no? Cioè le aziende non. No, anche noi come azienda abbiamo dei profili che non sono più quelli di 20 anni fa, sono persone con competenze diverse, e credo che fra 5 anni avremo bisogno di persone con ulteriori competenze diverse. Quindi sicuramente una learning region deve arrivare come concetto. Quindi mi sento di dare questi miei due sense proprio su questi due aspetti qua. È verissimo l'aspetto della comunicazione, che è difficilissimo. E
Io adesso chiuderei questa tavola rotonda e passerei a Pier Giuseppe Rossi il difficile compito di trarre le conclusioni e Ma poi la parola finale, se me la lasciate a me, certo. con una proposta. Ma io credo che non sia bisogno di conclusioni perché quello che è stato detto è già, sia nella prima parte in cui avevo già cercato di porre, ma soprattutto quello che hanno detto gli oratori anche nella seconda parte, già le questioni le hanno tracciate. Sottolineerei solo questa questione ultima delle bolle, cioè il pericolo di fare un qualcosa di molto bello che però non è praticato, non è vissuto. E credo che stasera forse sono mancati due soggetti che dovrebbero essere coinvolti a breve, che sono le scuole e le università, intese come integrare questo percorso. Cioè noi dovremmo pensare anche a questi badge, a queste competenze che possono essere rivolte anche, prese dalle scuole e dalle università nei loro percorsi, cioè o integriamo, perché poi coltivare queste questioni fin dai giovani, anche dalle scuole primarie su certe competenze, significa costruire una cultura. Lavorare con le scuole significa anche diffondere nelle famiglie certe questioni. Per cui penso che tutto quello che abbiamo detto stasera è molto ricco e penso che il problema maggiore ce l'abbia lei a questo punto, perché occorre fare. A te la parola. Beh, intanto che ha lanciato il tema delle scuole, a maggio faremo un evento che insomma vorrà essere un evento stimolo proprio sulla scuola digitale, quindi riusciremo a creare delle connessioni tra questi due eventi. Ottimo. Allora, da parte mia, cioè mi piace moltissimo il fatto che il tema dell'ibridazione digitale oggi sia stato affrontato con un approccio estremamente positivo. Quando penso agli inizi del 2020, quando è scoppiata la pandemia, tutto il tema delle scuole, della didattica a distanza, insomma, è stato vissuto come un trauma, come qualcosa di estremamente negativo. Invece, cioè, dobbiamo cavalcare quest'onda e veramente creare delle grandissime opportunità per tutti i cittadini e per tutte le età. Quindi questo approccio come l'apprendimento e questo approccio filosofico a me piace moltissimo. Quindi veramente questa frase detta da Pier Giuseppe Rossi la faccio mia e la voglio portare avanti. La mia proposta è che, come dire, siamo un territorio ricco, abbiamo parlato prima del repertorio, abbiamo parlato di soggetti, di realtà che stanno lavorando molto bene, ma credo che insomma dobbiamo approcciare a questo tema proprio per non subire questo processo. Parlo come pubblica amministrazione, quando si è detto che la pubblica amministrazione ha un ruolo molto importante per aiutare le persone a creare questo filo rosso, questo filo conduttore a fronte della loro responsabilità, no? Dell'apprendimento. Io credo, insomma, che dobbiamo affrontare questo problema in una maniera, diciamo, strutturata. Per cui la mia idea e l'idea di cui ho già accennato all'assessore è quello di creare proprio un centro competenze regionale che coinvolga questi gli attori del territorio per lavorare su questi temi, che diventi un centro di ricerca e sviluppo, di sperimentazione, un centro dove si possano condividere e rafforzare le buone pratiche. Insomma, credo che possa essere una proposta che a fine convegno a tutti gli elementi per poter essere lanciata e rilanciata anche a voi, soggetti, insomma, che siete gli esperti del settore. Questa è la mia conclusione. Devo dire che insomma, esco con tante domande ed era il mio obiettivo, quindi di non uscire con delle risposte, ma con tante domande. E credo e spero che anche voi, insomma, alla fine di questo convegno possiate anche voi uscire con tante domande, ma con tanto entusiasmo. Quindi io veramente vi ringrazio e vi auguro buona serata a tutti. Buona serata. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.
Renderete disponibile la giornata? Sì, è registrata. Poi troveremo il modo per renderla disponibile. Per darci l'informazione. Grazie, a presto. Grazie, arrivederci. È stato un piacere.